Ragazzi miei, qua io, boh, non lo so, fortunatamente c'è il buon Lorenzo che mi dà una mano, perché io non saprei neanche da dove iniziare. Quanta roba c'è. Signori, buongiorno, buon pomeriggio, bella, siamo carichi? Si parla di lore oggi. Si parla di storie, si parla di universi, si parla forse, dico forse, anche un po' di filosofia. Con Lorenzo si parte e si arriva chissà dove. Eh? Signori, ve lo presento, per quelli di voi che non lo conoscono, il buon Lorenzo è qui con noi in questo momento. In tutto il suo splendore, con naturalmente il T-Rex sempre alla sua destra. Ciao Lore, buon pomeriggio. Ah, sei rimutato, prego. Salve a tutti ragazzi. Eccoci qua. Eccoci. Bene. Allora, ringraziamolo subito, il caro Lorenzo, che ci fa compagnia sempre anche oggi. Come sapete, noi siamo ci diamo appuntamento sempre a inizio season, a volte anche alla fine, dipende. Dipende. Però sempre con un obiettivo: fare chiarezza sui punti oscuri della Lord Destiny. Sì. E come sappiamo, il gioco, per quelli che magari è un po' di gente nuova che si è avvicinata, quindi facciamo un piccolo recappino. Sì. Il gioco non ti spiega tutto. Cioè, l'universo di Destiny è enorme, raga. È una cosa veramente, veramente enorme. E quindi il buon Lorenzo ha il compito, anzi, si è. Se l'è dato da solo il compito di spiegarci quelle cose, insomma, che sono meno, più nascoste, ma che fanno di Destiny quello che è Destiny. Quindi tutto quello che noi vediamo in game, tutto quello che noi giochiamo, dietro c'è una storia, uno studio, un universo, un botto di cose, raga. Sì. Un botto di cose. E quindi Lorenzo ce lo spiega, e ce lo spiega anche in una maniera molto molto chiara. C'è il comando Divus che è attivo sempre, quindi raga, ogni tanto spammatelo. Per quelli di voi che non lo conoscono, naturalmente il buon Lorenzo ha un canale Divus, non Twitch, ma Divus, sì, un canale Divus. Un canale YouTube e non Twitch, dove fa video, penso, quasi giornalmente, insomma, quando ci sono, dipende, cose di cui parlare. Quanto Destiny riesce a... Dipende. Sì, ecco, almeno due a settimana di solito arrivano, ecco. Ok. Però, tanta roba, raga. Allora, ci sono tante cose di cui parlare, raga, tantissime. Grazie. Quindi noi, come sempre, ci siamo fatti più o meno una piccola scaletta. Vi saluto, raga, come quando noi iniziamo è come se io vi saluto tutti insieme, senza che stiamo a salutarvi uno per uno, un cuore per tutti. Ciao. E, abbiamo fatto una piccola scaletta, come sempre, quindi noi... Mm-hmm. Partiamo, vediamo un po' di cose tutti insieme, delle cose, partiamo dalle cose nuove, poi facciamo anche un po' a ritro, insomma abbiamo fatto un po' un percorso per spiegarvi determinate cose. Certo. E mano a mano vediamo di snocciolare qualcosa, se c'è qualche domanda interessante rispondiamo anche a qualcosa, però tenete in mente che se poi vogliamo fare proprio una sessione di Q&A e avete domande precise e puntuali che volete fare al buon Lorenzo, magari le facciamo verso la fine. Se sono relative magari all'argomento che stiamo trattando, le leggiamo e rispondiamo tranquillamente. Però se ci chiedete dove è Xur mentre stiamo a parlare di Europa, magari vi rispondo dopo, ok? Quindi perdonateci se ogni tanto non rispondiamo alle domande, ma è solo questione di comodità per tutti noi. Okay? Esatto. Bene, detto questo, abbiamo visto una presentazione gigantesca l'altro giorno. Ho visto una cosa gigantesca. Io partirei dalle sensazioni che te sono arrivate. Cioè, io naturalmente l'abbiamo vista insieme, quindi eravamo tutti, sai, in quel momento. Quel momento, poi quando c'è musica, cose, l'hype, certo, quello che è. Però a mente fredda, dopo un po' di giorni, uno sta lì e dice: okay, adesso però cosa abbiamo? Cioè, nel senso, cosa ti è arrivato? Cosa ti è rimasto della presentazione di martedì? Beh, direi che la cosa che più mi ha impressionato alla fine, appunto a mente fredda, è il fatto che Bungie ha tratteggiato il futuro di Destiny in maniera abbastanza chiara, nel senso avevamo un po' di buio di fronte a noi dopo Shadowkeep,
fino in pratica una settimana fa, non sapevamo cosa sarebbe successo anche solo dopo settembre, perché si era capito che a settembre ci sarebbe stato un bel DLC, però dopo rimaneva un po' tutto in sospeso tra un Destiny 2 che continua, un Destiny 3, eccetera. Bungie ha deciso di fare chiarezza, ha detto: guardate, Destiny 3 non si fa, però Destiny 2 andrà a parare così colà fino al 2022, con Savathun, con le piramidi e il resto, però insomma sappiamo che per altri 2 anni pieni, 3 perché vabbè, 2000, l'anno di settembre deve ancora iniziare, sono 3 pieni, sì, 3 pieni, esatto, abbiamo dei contenuti già grosso modo delineati e tratteggiati da Bungie. Questo secondo me è importante per i giocatori, è importante per noi creators ed è importante per quello che è il gioco come piccolo movimento, diciamo così, di persone che lo seguono e lo apprezzano, a volte non lo apprezzano. Sì, è come il fatto, precisiamo, che, esatto, sapevi che i film della Marvel proseguivano fino almeno a un gran finale sapendo che c'era una scaletta di pellicole. Qua ti dicono: guardate, abbiamo dei piani, vanno fin lì, dice bene, ci sono dei piani, avremo materiale, avremo cose da giocare, quindi mi metto tranquillo che salvo una nuova apocalisse fino al 2022 Destiny al suo, perché, e si chiama ormai Destiny perché Bungie vuole togliere il 2 e secondo me fra un po' il 2 ci saluta e speriamo, speriamo Destiny. Quella secondo me a livello di marketing può essere anche una scelta interessante, ma perché sì, sai, è quando Destiny. È Destiny, sì, è non Destiny. C'è il 2 stona tantissimo. Sì, 2 di cosa? Di un 3 che non ci sarà mai, di un 1 che però vorresti recuperare, quindi è Destiny. È Destiny. E non sai quanto abbiamo pensato quando è uscita la roba di Savathun. C'erano tutti in chat a scrivere: ah, Divus starà impazzendo di qua e della... E invece a me ha fatto più impazzire l'ignota Europa più che Savathun, perché sì? Savathun prima o poi me la sarei aspettata, non potevano tirarla sempre per le lunghe. Invece sono molto curioso di quello che arriverà a settembre. E beh, allora a questo punto direi che possiamo partire direttamente da quello, regà. Sì. Settembre, anno 4, oltre la già il nome Oltre la luce ci fa capire più o meno quale sarà il soggetto, no? Sì, quello almeno quanto il protagonista, l'oscurità, che finalmente, a quanto pare, che poi fondamentalmente non è che si vede ancora su oscurità, l'unica cosa che sappiamo è che c'è sta piramide di nuovo, un'altra piramide su Europa, esatto, una piramide anche su Europa attiva. Forse, esatto, e forse è attiva, potrà essere, cioè ci si potrà interagire, potrà essere visitabile, forse. E quindi, insomma, si comincia a capire qualcosina sotto quel lato, tra Eris, appunto, che fa, abbiamo visto quei suoi magheggi lì, forse appunto, lei, eh. Quella roba lì dell'oscurità, della stasi, che poi anche lì bisogna fare un po' di chiarezza, capire che in realtà non è proprio l'oscurità, ma è come se fosse una variante. Sì, infatti, adesso anche lì bisognerà capire come padroneggeremo appunto l'oscurità, perché sicuramente ci saranno dei dettagli a livello di universo narrativo che spiegheranno il tutto, non potrà essere oh guarda puoi fare delle piccozze di finto ghiaccio, nel senso. Certo, sì. E Pascal ci chiede se Destiny vuole imitare World of Warcraft. Lo chiedo perché, come ha fatto World nel distruggere il mondo per ricrearlo, la stessa cosa sta facendo Bungie con l'archivio e il cambiamento del navigatore. Beh, questa è domanda un po' più tecnica, sì. Direi che la direzione che vuol prendere è quella. Beh, raga, è quella. Grande gioco perché... comunitario, come dicevano loro, no? Coeso, esatto. E un grande titolone. Anche perché Luke Smith è un giocatore abbastanza accanito di World of Warcraft, quindi io penso che, insomma, ci sta. Sì, comunque, però... abbiamo visto che nel trailer di anno 4 convergono Eris, Arramingo... E Ignota, che naturalmente è un personaggio, per quelli di voi che non hanno giocato Destiny 1, nuovo. Sì. Comincerei da lei, no? Che dici? Per capire, insomma, chi è, cos'è, cosa fa, cosa non fa. Esatto. Allora, l'Ignota, Exo, intanto diciamo che è comparsa pochissimo in Destiny. Sia in Destiny come Destiny 1 che, vabbè, zero in Destiny 2. Zero, proprio zero. Zero. Lei compariva in Destiny 1 nella campagna del gioco base. Del Destiny, quindi ormai di anni e anni fa, e un po' ci seguiva mentre noi muovevamo i nostri primi passi sulla Terra, sulla Luna, su Venere,
su Marte, eccetera, alla fine ci aiutava, più che altro ci rincuorava dopo aver sconfitto il cuore del Giardino Nero, dandoci un'arma che poi è diventata un po' la sua arma simbolo, che era senza tempo per spiegare, con questa frasetta, sì, che lei ci diceva. E poi, dopo la fine della campagna di Destiny base, l'ignota si è volatilizzata nel nulla e non se n'è saputo più nulla. Aveva lasciato dietro di sé un sacco di domande, ad esempio perché fosse in grado di teletrasportarsi, perché era così potente pur non essendo una guardiana, e tutti, esatto, erano un po' lì straniti. Questo personaggio molto affascinante, al design molto particolare, che era poi sfumata nel nulla assoluto. La farei una parentesi, visto che l'hai citato. Quindi l'ignota sappiamo che non è una guardiana, quindi non è quel una guardiana. Cosetto che lei c'ha nel trailer non è uno spettro. Non è uno spettro, probabilmente, poi adesso ci arriviamo, potrebbe essere tecnologia della Clovis Prey, sempre che, e qua entrano in gioco i dettagli dell'età dell'oro, uh-huh, siccome la Clovis aveva assorbito dentro di sé il collettivo Ishtar, che era una struttura di ricerca di Venere sui Vex, non è detto che quello sgorbetto che si porta insieme l'ignota sia basato in parte anche su tecnologia Vex, visto che ricorda una creatura marina, una specie di seppia. Sì, non c'è una coda, insomma, una sembra... coda. Siccome i Vex sono unità, sono basati su creature marine, perché sembrano un po' delle meduse, soprattutto le arpie, eccetera, mm-hmm, alcuni hanno detto, non si sa mai che sia anche basato su della tecnologia Vex. Probabilmente potrebbe essere un po' un mix di età dell'oro e Vex, o età dell'oro e basta. Comunque sicuramente non è uno spettro, perché lei non è una guardiana. Diciamo che tipo si sarà fatta uno spettro fai da te, qualcosa del genere. Che poteri ha questo? Che cosa, poteri ha, esatto. E se lo porti dietro, sembra seguirlo proprio come noi, come il nostro spettro segue noi, no? Sulla spalla, uh-huh, lì pronto a controllare. Vedremo, è interessante, è un dettaglio che ha incuriosito molti di noi, perché vogliamo capire, insomma, che cosa sia questo oggetto. E quindi l'ignota noi ce la ritroviamo su Europa, e praticamente alla fine del trailer... è lì che punta tra virgolette la piramide e dice ad Eris e Ramingo: ecco perché vi ho chiamato. Esatto, lei ha fatto, diciamo, un po' da tramite per radunare le persone, quindi Ramingo, Eris, Morn su Europa. C'è questa piramide che svetta appunto da sotto il ghiaccio. Non dimentichiamoci che Europa sotto il ghiaccio ha un mare, fino a prova contraria, uh-huh, anche in Destiny dovrebbe avere uno sconfinato oceano, che è così nel mondo reale, penso, certo, sia così, certo, anche in Destiny. Quindi chissà cosa c'è sotto Europa, ecco. Potrebbero comunque prendere strade molto interessanti quelli di Bungie. Bisognerà capire appunto cosa ci faccia lì la piramide, da quanto è lì, ma sembra da molto, anche un po' come era successo sulla Luna, no? Che abbiamo scoperto che, wow, c'era una piramide sulla Luna. Certo. Adesso, wow, abbiamo scoperto che c'è una piramide attiva su Europa, e l'ignota ha radunato due personaggi non scelti a caso, perché non è che ha portato lì Zavala e Amanda Holiday, ha scelto due personaggi. Ammazza, hai scelto proprio i peggio, i più bei. Mamma mia, sono stato io a pensare, che posso dire, Amanda Holiday. ha scelto due personaggi che, come stiamo vedendo anche nell'attuale stagione, sono abbastanza interessati all'oscurità, a conoscenze un po' borderline, sono personaggi intriganti. Eris alla fine sta venendo fuori come uno dei migliori personaggi di Destiny, proprio come caratterizzazione, come tutto, perché è veramente un pilastro alla fine Eris. Sì. Ramingo ha un po' fatto fatica, perché non ha mai avuto tanto spazio alla fine. Speriamo che adesso con questo DLC anche lui faccia un minimo di evoluzione, perché per ora è sempre un po' fermo Ramingo, non è stato sfruttato bene, secondo me. Poi magari alcuni lo adorano e va bene così, però insomma... Non è che non è stato sfruttato bene, secondo me, è che proprio è sempre forse stato troppo enigmatico sotto alcuni aspetti, e quindi non si è mai spiegato, sì, appieno, capito? E quindi è rimasto sempre un po' lì nel tentennamento, esatto, vi faccio vedere, non vi racconto, vi racconto, non si è mai capito bene. Poi è comparso così in Destiny, questa è una cosa che non ho mai sopportato, cioè non ce l'hanno introdotto con una missione, è comparso in torre, in definitiva. E anche nel corso dello sviluppo del personaggio, a parte la stagione in cui lui interagiva con i Nove, non ci hanno mai tanto fatto capire di lui, mostrandoci appunto qualche cinematica, come hanno fatto con Saint, con Osiride, con Mara.
È rimasto sempre un po' lì, sì, poi nella sua stagione, ok, sapevamo che era legato ai Dredgen, eccetera, però è sempre lì, no? Un po' così, a fiammate, mai veramente contestualizzato bene. Adesso sembra un personaggio importante in questa espansione. Sembrerebbe di sì. Esatto. E riguardo sempre all'Ignota, invece, collegamenti di lore nel mondo attuale ci sono? Sì, allora, l'altra cosa interessante che abbiamo scoperto sull'ignota, adesso eravamo fermi appunto, ho detto, in Destiny 1 non si sapeva niente di lei, no? Passa, va via, ci saluta. In Destiny 2, ai tempi della mente bellica, quindi anche qua ormai sono passati più di un anno, cosa succede? Scopriamo attraverso la lore, non attraverso filmati in gioco, cosa, ma attraverso la lore degli indizi, che l'ignota Exo, come tutti gli Exo, era un essere umano. Ok. Che ha trasferito la sua coscienza, la sua mente, in un corpo Exo. Tutti gli Exo sono nati così. Bene. Esatto, compreso Lei Gate. era Elsie Bray, la sorella adottiva di Anna Bray, di Anastasia Bray, che sono figlie di Clovis Bray II, che è il figlio del Clovis Bray che ha fondato la Clovis Bray. C'è tutto questo piccolo albero genealogico dei Clovis Esatto, Bray. vabbè, Sono piccolino, adesso quattro nomi, raga, non è quattro difficile. nomi. Esatto. Essendo la figlia di Clovis Bray II, ed essendo, diciamo, senza fare, essendo coinvolta con la Clovis Bray, Elsie, alias l'ignota, aveva avuto, insomma, sapeva qualcosa di un imminente disastro durante l'età dell'oro. Aveva capito che si stava avvicinando un qualcosa. Quello non l'hanno mai spiegato più di tanto, eh. Però lei ha capito a un certo punto che qualcosa non andava e che la grande, diciamo, arma della Clovis Bray, ossia Rasputin, non sarebbe stato in grado di fermare quello che stava arrivando. E quindi cosa ha fatto? Si è detto, boh, io devo portare avanti il mio piano, quello che so, mi trasferisco in un corpo Exo sostanzialmente per non morire, in definitiva. E Certo. infatti l'ignota Exo è in giro dal crollo. È per quello che è un personaggio che noi aspettiamo Ah, quindi lei tantissimo. sa. Perché lei Lei sa, l'ha è un po' vissuto come la da proprio. uno. Sono quei personaggi, sono quegli Exo che erano vivi ai tempi del crollo, e si parla di secoli fa. Quindi lei è secoli che è in giro, quindi potrebbe aver raccolto delle conoscenze incredibili. Perché, insomma, sommiamo al fatto che lei sicuramente ha accesso alla tecnologia Bray, perché non è come Ana che ha perso la memoria diventando guardiana. Lei sa cosa ha fatto la Bray, sa i protocolli Bray, cioè lei volendo può fare quello che vuole con la tecnologia dei Bray. E questo si collega con Europa perché su Europa ci sono molte strutture della Clovis Bray. Quindi si crea un asse tematico che potenzialmente può collegarsi appunto anche a Rasputin, che sappiamo che in questo momento non sta benissimo. No, Esatto, diciamo che ha avuto un piccolo mancamento all'inizio della ha stagione, avuto un appena. problemino. È stata bellissima questa cinematica che ha aperto, no, la stagione degli arrivi, le navi che arrivano appunto vicino al pianeta. Io, Rasputin che attacca, la nave non è l'onnipotente, quindi se ne frega altamente. Rasputin impreca qualcosa e poi si è spento. Si è L'hanno spento, sì. spento. Ecco. E insomma, il buon vecchio Rasputin sicuramente potrebbe anche lui in qualche modo collegarsi al DLC di settembre. Però magari ne parliamo un attimo Ne dopo quando parliamo torniamo poco, sulla sì, stagione. esatto, ne parliamo dopo. Rimando un attimo sull'ignota, quindi ragazzi, cosa possiamo dire? Che è un personaggio attesissimo, che ha delle potenzialità loristiche immense, perché ha raccolto sicuramente molta conoscenza, cose anche appunto beyond light, oltre la luce, perché lei, non essendo una guardiana, lei può approfondire quello che vuole. Molti, leggevo anche in chat, chiedevano: non è che magari lei usa l'oscurità? Secondo me no. Lei ha studiato questi principi, ma non si è mischiata con nessuno dei due. Probabilmente lei lascerà fare a noi, che siamo entità paracausali. Lei non è, lei è un robot super intelligente, forte fisicamente, nel senso, però non è che abbia poteri. Bisognerà capire perché riesce a far scomparire le cose, ma probabilmente tutta tecnologia quella, non è niente Esatto. di sovrannaturale. Però lei sicuramente sa tante tante cose e ha dovuto radunare lì Eris e Ramingo, probabilmente perché ciò che la piramide sta facendo appunto su Europa l'ha allarmata comunque. Perché
perché... E quindi ok, si è capito più o meno, cioè, il discorso sull'ignoto è chiaro, è chiaro anche il motivo per cui, insomma, Eris è lì, penso che è l'unica che, tra virgolette, conosce un pochino, o quantomeno si è messa lì a fare anche quello che ha fatto su Shadowkeep, però il Ramingo rimane un po' così, nel senso il motivo per cui ha chiamato anche il Ramingo e il collegamento che ci può essere. E il collegamento giorno c'è, e qua bisogna un po' ricordarsi la stagione del Ramingo, che ovviamente noi abbiamo tentato di rimuovere dalla nostra memoria perché è una delle stagioni peggiori, e quindi dici, ma vabbè, non togliamola tanto. Perché il Ramingo, sin appunto, boh, non si sa bene da quando, ma almeno da prima della stagione del Ramingo, ha avuto degli incubi e delle visioni in cui vedeva proprio le piramidi. E queste visioni lo tormentavano alquanto, perché lui sapeva che, insomma, erano pericolose. Forse non lo saranno neanche in realtà, però lui le interpretava come pericolose. E i Nove l'avevano contattato proprio in virtù di questi suoi sogni profetici, questo dono, come lo chiamava l'emissaria, e di lui, insomma, che vedeva appunto queste piramidi in arrivo. Pratica le hanno viste tutti alla fine, cioè. Nessuno infatti si è più di tanto stupito di vedere le piramidi adesso, perché Ah no, insomma, certo, quello ormai è una cosa a sapevano cui siamo abituati. l'avanguardia, lo sapeva Mara, lo sapevano tutti alla fine. Ovviamente fa effetto vederle nel sistema solare, sono enormi, no? Anche su Io è qualcosa di gigantesco con questo loro tema molto tecnologico inquietante, però mai si era capito. In rapporto appunto a quello che succederà a settembre nell'anno 4, questo fatto che Ramingo avesse avuto le visioni, che comunque uno che ha giocato con la corruzione, lo vediamo anche nel lanciagranate primario super OP che abbiamo adesso, no? Che alla fine tiene più pozze di corruzione. È uno che anche lui si è sporcato le mani con un azzardo, è riuscito a creare dei corrotti su misura. Quindi è uno che sicuramente con l'oscurità ci sa fare. E non mi stupirei che fosse uno di quelli che ci insegnerà, tra virgolette, le nuove abilità. Potrebbe essere anche lui Dici che potrebbe importante. essere lui, anche se in realtà abbiamo Perché visto lui lo Eris un pochino qualcosina fa. conosce. Dici che Eris sì. forse Eris però non ha la luce rispetto a Ramingo, che nonostante tutto è ancora un è un guardiano. guardiano, Invece quindi ce Eris lo e sta. l'ignota non hanno la luce. Per carità, magari poi andremo da tutti e tre per imparare una super diversa. Però non lo so, insomma, lì è ancora troppo presto. Però potrebbe avere comunque il suo ruolo, ecco. Spero abbia il suo ruolo. Asine chiede della scelta Ramingo Avanguardia, ma regà, quella roba lì è una roba vecchia che Era un penso test, che. secondo me, ma era un test per delle altre cose che avrebbero voluto implementare, ma poi non hanno più Non hanno più implementato. fatto. Anche perché spero l'abbiano capita, ma questa community devi unirla il più possibile e evitare che si Che si divida, ci sta. spacchi, sì. Perché quando hanno fatto la sfida dei guardiani, no? Giochi dei guardiani, c'erano le teorie del complotto, vero? Su perché stesse vincendo una classe o un'altra. Sì. Cose da matti. Non... Cioè, già il mondo è una faziosità unica in cui continuiamo a scannarci. Dici, Non c'è evitiamola di metterla bisogno. anche qui dentro. Esatto. Portiamolo un po' più sul discorso di confrontarci con le paure, con le speranze, con i poteri sovrannaturali. Ma per favore, evitiamo scontri ideologici per niente alla fine, perché veramente non è il gioco che poi non costruisce abbastanza anche per giustificare questi scontri. No, Ramingo Avanguardia. L'Avanguardia la conosco da un secolo. Ramingo appena arrivato non mi dice niente, cioè, era proprio sciocca quella come Era dinamica. sciocca, però come dinamica mi ricordo che le prime settimane in cui la stavano spingendo il Ramingo vinceva nettamente. Ma sì, ma Faceva perché l'effetto novità. sì, inoltre l'effetto novità, se tu a livello, diciamo così, di analisi dei testi, delle opere letterarie, il personaggio borderline un po' così che va oltre i limiti piace di più di quello che fa il suo dovere e basta, ed è, diciamo, un po' inquadrato, dice, vabbè, fa il giusto. È sempre stato così nell'epica, cioè, sempre il personaggio che si sporca le mani, che fai fatica a inquadrarlo, piace di più di quello che invece è classico, no? Eroe Certo. senza macchie. Quindi... Black, ti ripropongo la domanda di Black che mi aveva fatto tempo fa, che, alla quale io non ho risposto perché non sapevo Vai, vai, vai. cosa dire. Lui stava leggendo un libro in cui ci sono i figli della luce, Tis te Liam e il figlio dell'oscurità, Tis te Edur. Ad un certo punto dell'unione di luce e oscurità nacquero i Tis te Andi. Ora
Ora, unendo luce e oscurità si dovrebbero formare delle ombre. Non è che Kalus ci ha visto lungo e con il suo nominare ombre per ogni razza sta cercando di portare equilibrio nell'universo? Bah, Kalus è un... Allora, vediamo di partire con un ragionamento. Ci sono dei personaggi nella lore di Destiny che vengono pompati a mille e poi alla fine si rivelano un po' così, di contorno, ok? Tra questi ci sono i nove che sembravano una cosa assurda e poi sono un contorno. Kalus sembrava un qualcosa di assurdo, di super saggio, di potentissimo, e alla fine uno che vuole semplicemente godersi la vita e fare quello che vuole e manipolare la gente prima che alla fine spazzi via tutto, perché lui è convinto che il nulla spazzerà via tutto. Kalus è un personaggio che secondo me non avrà neanche un grande ruolo. Tolgono Leviathan. Lo tolgono, infatti, raga, a settembre Kalus è una roba che non gli frega più niente, tra virgolette. Anche perché l'arco narrativo dei Cabal verrà portato avanti probabilmente dalla figlia di Kalus, che è Kayatl. Lì potrebbe tornare fuori Kalus, ma secondo me loro con la stagione dell'opulenza se ne sono lavati le mani, hanno detto boh, Kalus è questo, un edonista psicopatico che è sicuro che l'oscurità o il nulla, quel che l'è, vince. Basta, lui basta. Sta lì buono, in panciolle sulla sua nave, la figlia gli fa le scarpe sotto sotto con la Legione Rossa, ci chiederà aiuto quando sarà con l'acqua alla gola, però non è un personaggio che merita attenzione. E sono d'accordo, perché i personaggi che meritano attenzione sono assolutamente altri. Quindi, un po' come visto che tolgono dei pianeti perché non meritano in questo momento attenzione, è anche giusto togliere dei personaggi che in questo momento non meritano attenzione. Perché sennò giusto. La lore cresce a dismisura, ma appunto non si tirano mai le somme, cosa che invece sembra arrivare finalmente in Destiny, perché c'è Savathun, perché c'è l'oscurità, la luce, cioè finalmente stanno andando un affondo verso quei temi che ci tenevano incollati al gioco e volevamo sapere dove andavano a parare. Kalus alla fine ha lasciato il tempo che ha trovato, non ha sconvolto la lore, ecco. Sì, infatti. E quindi andiamo avanti, perché naturalmente c'è, è giusto, abbiamo fatto l'appello su Europa, abbiamo visto che c'è Eris, Ramingo e Ignota che stanno lì e ci chiamano, esatto. Ci chiamano perché c'è la piramide, ma ci chiamano anche perché c'è un pericolo, cioè c'è qualcosa sì, che con la piramide ha interagito in qualche modo ed è sì. Eramis e Eramis. I suoi caduti. Giusto? Esatto, sì, precisamente. I caduti che continuano imperterriti a provarci, cioè probabilmente sì. Anche stavolta ci proveranno in qualche modo. Che poi è bello che i caduti sono sempre sul punto di estinguersi, però ne stiamo ammazzando a milioni e non si estinguono. Insomma, i caduti sono un po' quando non sanno cosa fare, quelli di Bungie con una razza di solito tirano fuori i caduti, perché sono malleabili appunto col fatto che usano la tecnologia, si potenziano, si ibridano, l'abbiamo visto con i tecnosimbionti, l'abbiamo visto con gli infami, adesso vi vediamo appunto con Eramis. Chiedo scusa, raga, queste citofonate così brutali. Continua pure. Sono i caduti che ti vengono a prendere il giorno adesso. diciamo appunto i caduti di Eramis. Eramis era un personaggio che avevamo sentito nominare pochissimo durante la quest del Pandemia, quindi ormai è passato un bel po' di tempo, la quest del Pandemia di Destiny 2, non di Destiny 1, come una baronessa del casato dei diavoli che intendeva dominare i caduti. Riuscire a radunare i vari casati sotto la sua bandiera, fare, insomma, riscattare i caduti, ragazzi, è una cosa che si era già vista tante volte, infatti diciamo che rivedere i caduti potenziati. Eccoci. Che cercano di riconquistare qualcosa, è l'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso di questo anno 4, perché dici ancora i caduti che magheggiano con la tecnologia per provare a diventare più forti, e dici vabbè. Insomma, però. Quindi tu parli di tecnologia, cioè, quindi secondo te è tecnologia e non oscurità? Allora, da quello che ci hanno fatto vedere, allora, Eramis come personaggio, diciamo, sembra essersi un po' immischiata con l'oscurità.
perché ha fatto questo gesto, no? Questa mano che tiene su un oggettino, ci parla nella lingua nostra, l'inglese, la lingua dei guardiani, Lingua ter dei però, terrestri, diciamo. lingua dei terrestri, esatto, però gli altri caduti che si vedevano nel trailer del gameplay di Oltre la Luce sembravano più che altro potenziati con la tecnologia trovata su Europa, che appunto è tecnologia della Clovis Bray. Ci sono anche strutture VEX, però non mi sembravano mischiati coi VEX, anzi sembrava che come al solito i caduti fossero anche contro i VEX. Però appunto Eramis sappiamo che è una figura particolarmente scaltra e particolarmente ambiziosa, e quindi si sa mai che vada a provare appunto a rendere oscuri i caduti dicendo: guardate, smettiamola di inseguire il viaggiatore che tanto quello ormai non ci vuole più. Proviamo a inseguire un nuovo potere, appunto un potere sempre paracausale, però più oscuro. Abbiamo visto poco di Eramis, veramente pochissimo, anche perché lei sarà probabilmente il boss del raid, 99 su 100, sì, forse, non si sa, non sempre il boss della campagna è il boss del raid, però metti mai che Oddio, l'ho visto stavolta sia lui. piccolino per essere il boss del raid, sinceramente, E ma i caduti Eramis. sai che crescono quando si dopano, perché loro possono diventare fatti e strafatti delle varie sostanze e diventare sempre più Sta. grandi. Poi, Qualcuno chiedeva anche di essendoci in ballo la Varix. piramide, Scusami, vai vai. essendoci in ballo tecnologia dell'età dell'oro, chissà come può accrescersi di dimensioni, insomma, può fare veramente una mutazione da quella che abbiamo visto lì. Anche perché Raid sarà nella cripta di Pietrafonda, che è il luogo dove sono nati gli Exo. Quindi non è detto che combatteremo contro gli Exo nella cripta di Pietrafonda, nel senso Certo. ci sono tante cose da scoprire. Bungie ha detto che qualcosa ci dirà, ma secondo me lasceranno parecchio alla nostra esplorazione quando uscirà il DLC. Adesso parliamo anche della cripta, così ci racconti bene che cos'è. Però i ragazzi chiedevano anche di Varix, e se non ricordo male, tu mi avevi detto che in teoria, da qualche stralcio di lore, Lore. Varix su Europa potrebbe Varix, esserci. esatto, quanto si è capito da alcuni stralci di lore che derivano dallo spettro del pre-order, dallo spettro glaciale del Ah, pre-order, ok. l'avanguardia avrebbe avvistato Varix su Europa, ma non sappiamo se sia lì di sua spontanea volontà o se sia prigioniero. Varix voleva essere il Kel dei Kel. Si è autoproclamato Kel dei Kel dopo gli avvenimenti di Forsaken. Quindi è strano che sia lì da Eramis, per allearsi con lei, perché se vuole fare Kel dei Kel dovrebbe ucciderla, secondo la logica, non della spada, ma secondo la logica della guerra normale. Certo. Forse è stato fatto prigioniero da Eramis, o forse è andato lì a controllare quello che sta succedendo. Magari appunto lo rivedremo, magari rivedremo anche Uldren. Potrebbe essere un po' Europa il raduno interplanetario di un po' di personaggi lasciati in giro. Vedremo, perché poi comunque il fatto che ci sia la cripta di Pietrafonda, ad esempio, è un retcon, perché si era capito che fosse su Encelado, quindi veramente possiamo aspettarci cose Quelli sono anche sempre i modi di cambiano un Bungie di po', no? cercare di incastrare le cose, a volte anche con una forzatura, ma ci può stare. Riguardo alla roba su Io, ragazzi, ci arriviamo dopo. Finiamo prima il discorso su Europa e sull'anno 4, poi arriviamo anche a quello di questa stagione, dove parleremo anche lì di tutto quello che c'è da parlare su Io, compresi Certo. quegli occhi strani che ci stanno in giro. Gli occhietti, sì. Gli occhietti strani. Quindi stiamo parlando degli Exo. Che luogo, cioè Europa è il luogo in teoria dove sono nati, dove appunto Clovis ha fatto Primo il suo Exo primo exo. e le prime strutture. Cioè, sappiamo appunto che gli Exo sanno di essere nati nella cripta di Pietrafonda, che appunto per loro era un luogo quasi onirico, di sogno. Si sognavano questa torre che dovevano raggiungere in qualsiasi modo, anche usando la violenza nei loro sogni. Però si era capito che in realtà la cripta fosse un luogo fisico, che è probabilmente sia una fabbrica, nel senso che fabbricano il corpo degli Exo, ma anche il luogo dove la coscienza di un essere umano, quindi l'anima alla fine di un essere umano, viene trasferita in un cervello
meccanico, che però viene, diciamo così, mutato dalla coscienza umana. Certo. Cioè, il concetto che è affascinante degli Exo è che comunque loro sono persone a tutti gli effetti, anche se hanno un corpo di metallo. Però a tutti gli effetti gli Exo sono una persona, perché possono provare sentimenti, possono provare emozioni, appunto. Hanno apparati per sentire, come i nostri sensi. Quindi, cioè, è solo un corpo che al posto di avere la carne al metallo, ma per il resto sono persone. Quindi questo non va mai dimenticato, anche se già all'età dell'oro alcuni li vedevano come dei Terminator da mandare a morire, perché tanto sono di metallo e chi se ne frega. Certo. Però anche perché li usavano come soldati, ok, quello è vero. Cioè, alcuni diventavano Exo e diventavano soldati, punto. Non è che ci fosse molto da aggiungere. Però questa cripta di Pietrafonda, secondo quello che sapevamo prima di questo reveal dell'anno 4, si trovava appunto sulla luna di Saturno, Encelado. Cade aveva capito che si trovava lì, aveva fatto anche un disegno di Encelado dicendo: guardate che è lì, Encelado è una luna di ghiaccio. E Bungie cosa ha detto? Beh, vabbè ragazzi, Cade ha capito male, tra virgolette, se ne frega. Anche perché era un sogno. È un mondo di ghiaccio, ficchiamolo su Europa. Cioè, Europa è Europa più Encelado, probabilmente. Ci okay. sta. Anche perché sarebbe stato un po', diciamo, controproducente riproporre una location glaciale. Ti avrei detto, ancora? Ah, è la brutta copia d'Europa. Sì, no, no, dal punto di vista tecnico e proprio strutturale del gioco sarebbe stato un errore. Come potevi diversificare due lune di ghiaccio? Mm-mm. Cioè, che sono veramente solo di ghiaccio, non ci sono altri ambienti. È come un altro mondo di sabbia rossa. Dici, vabbè, Marte non è che un altro mondo di sabbia rossa, ecco. Certo. Fare un po' una fusione. In questo modo Europa probabilmente diventerà una location ricca di contenuti, che altrimenti avrebbe avuto solo la piramide, che non è poco, però rischiavi di essere un po' la versione glaciale della nostra luna, ecco. Sì, esatto. Quindi ci sta, quindi praticamente noi su Europa troveremo la piramide, troveremo immagino anche altre strutture, Bray, oltre alla cosa del praticamente tutto, Pietrafonda, del Raid. La vecchia città ghiacciata che gira nei concept da quando esiste Destiny, si vedrà in game, non so quanto sarà visitabile, però si vede, ecco. Poi ci sono anche... Sì, non sappiamo quanto sarà grande ancora, raga, è presto per dirlo. Secondo me non sarà piccolissima Europa, perché si vedevano vari ambienti e avrà un po' di sotterranei, visto che appunto ha questa forma particolare sotto il ghiaccio, no? Sottomarina, eccetera. Mm-hmm. Secondo me può darsi che sia grande come la Luna, forse anche un po' di più, chi lo sa. Speriamo, speriamo, insomma. Sì. Insomma, calcolando che con il discorso... quel tipo di strutture lì un po' articolate, oppure secondo alcuni dicono, guardate un po' lo stile di Marte di Destiny 1, che aveva delle aree urbane perché c'era la città, no, Libernia, sì, dei dintorni, e magari visto che adesso Destiny tende a svilupparsi anche molto di più sotterraneo con i settori perduti e le cose, magari appunto delle strutture sotterranee. Però vabbè, cioè alla fine basta che sia fatta bene e che abbia robe da fare. Poi sulle dimensioni, la zona morta europea è colossale, ma è inutile, nel senso. Domanda curiosa sugli Exo: chi è il primo? Chi è stato il primo? Si conosce? Diciamo che un vero primo non c'è. Hanno fatto vari esperimenti per riuscire a calibrare i cervelli, diciamo, la nostra coscienza umana dentro il cervello Exo. Alcuni impazzivano, alcuni diventavano catatonici, quindi hanno dovuto fare parecchi esperimenti. Poi magari un giorno scopriremo che è proprio il primo Exo ufficiale. Però è stato un processo molto complicato, la exovita della Clovis Bray, perché mi ha dato tanti fallimenti, c'erano anche opposizioni etiche. Dicono che il primo sia Clovis. Beh, Clovis potrebbe essersi trasferito su un exo, ma senz'altro ce n'è stato uno in cui, facendo l'esperimento, si è avuto successo e ha funzionato. Cioè, sai, proprio la classica cavia che ha funzionato, quello ufficialmente sarebbe il primo exo. Vabbè, comunque. E quindi anno 4, che fondamentalmente si può racchiudere così, nel senso, non conoscendo ancora naturalmente quali sono le varie vie di lore che si prenderà, conosciamo soltanto appunto i personaggi che ci saranno, la piramide, Eramis, quindi i caduti che possono essere oscuri oppure con tecnologia dell'età, insomma è ancora poco chiaro. Sì, poco chiaro. E appunto il luogo del possibile raid, che è questa cripta, la cripta di Pietrafonda. Forse nei trailer, ragazzi, si vede
quella che potrebbe essere una parte della cripto o qualcosa di simile, perché si vede una specie di struttura molto tecnologica, molto lineare, bianca, in cui si vede una specie di shuttle, di navetta, che Sì. trasporta dei corpicini. E insomma, quei corpicini lì sono corpi di exovuoti, ecco. Quindi quella potrebbe essere la cripta, ecco. Potrebbe. Potrebbe. L'altra cosa che abbiamo visto, sempre nel trailer che hai citato tu, o meglio, sono le nuove sottoclassi. Esatto, no, è Quindi, classe addirittura, perché parliamo di classi questo giro. esatto, è vero. Perché non è un ramo nuovo, ma c'è proprio una supernova con È tutto nuovo. tutto quello che ci va, un nuovo elemento addirittura, come diceva Luke Smith, per la prima volta abbiamo introdotto un nuovo elemento. Quindi ci saranno anche armi con quel tipo di danno, scudi con quel tipo di resistenza. Esatto. Quindi è una cosa nuova, ovviamente. Spero, perché poi sai, visto che alcune location ci salutano, sarebbe un po' triste se i nemici con quell'elemento fossero solo su Europa, perché diventerebbe, cioè le armi con quel tipo di danno diventerebbero inutili se non su Europa. È che ci sarà il raid, ok, però magari vedere che anche altre unità magari sviluppano quel tipo di danno potrebbe essere interessante. Per ora Quello però poi sarà uno sviluppo di gameplay che dovrà vedere sì, quella è un po' una ricetta Bungie di appunto di sviluppare. gameplay. Magari, E per quello che ne secondo sappiamo, i caduti di scusa. Eramis magari andranno anche in giro, nel senso, per Ah, farli infatti, vedere. esatto, è come quando più o meno è successo con i corrotti, che dopo un po' ce li siamo Sì, trovati un po' dappertutto. esatto, Ci può sta. precisamente. A differenza degli infami che sono rimasti immuni. Riguardo alla sottoclasse, secondo te chi è che sarà colui ce la farà scoprire, insomma, come può avvenire secondo te la scoperta della nuova sottoclasse e noi guardiani che saremo in grado di usarla? Allora, io ho due teorie, diciamo, in merito. Una è che uno dei tre personaggi, o tutti i tre personaggi che abbiamo visto su Europa, quindi l'ignota e soprattutto Eris e Ramingo, ci istruiscano in merito. La seconda, che potrebbe essere la più interessante per come si sta evolvendo il gioco, è che sarà la piramide a darci questi poteri e dirci: te li do perché devi sconfiggere i caduti che mi hanno rubato il potere. Cioè, potrebbe essere che come il viaggiatore ci ha donato la luce, la piramide dica: ti dono queste nuove abilità perché tu sei mio figlio, il vagliatore ci ha chiamato i suoi figli e usale perché sei destinata ad avere anche questi poteri, il che potrebbe anche spiegare come apprendiamo un potere paracausale, che non è una cosa che in Destiny avviene così, perché anche in Forsaken per apprendere le nuove sottoclassi, le nuove varianti, abbiamo dovuto visitare io e attingere a degli alberelli del viaggiatore. In Destiny 2 base abbiamo dovuto toccare un frammento del viaggiatore. Cioè non è che le apprendi così per grazia divina. Almeno che qualcuno, tra virgolette, te le spieghi. Ma qua è un potere nuovo, come fanno a spiegartelo? Certo, non è una cosa che dici, guarda, vieni qua che ti No. insegno. Cioè anche Ramingo, se dovesse già avere queste conoscenze, potrebbe spiegartele, idem Eris, però potrebbe essere un compito al di là delle loro facoltà. La piramide potrebbe non essere un nemico né su Europa né in generale, e quindi dirci: guarda, guardiano, ti faccio vedere che anche l'oscurità può darti delle abilità incredibili, non solo la luce. Divertiti e usale per ripulire il pianeta. Certo, però a quel punto lì, ora vabbè, naturalmente ci andremo più avanti a parlare poi dell'emigo di Savathun e tutto quello Sì, che è, sì, sì, sì. però farla in questo modo qua, secondo te, non semplificherebbe troppo tutto? Cioè, nel senso, se dall'anno 4 la piramide o le piramidi o l'oscurità o quello che è diventasse così da un momento all'altro un alleato, perderebbe un po' di quel fascino del nemico grande che sta per arrivare, no? La lotta continua Sì. tra le due cose, non lo so. Io qua invece la vedo un po' diversamente, nel senso, quando tu costruisci un universo narrativo, hai sempre o quasi sempre il male incarnato da un personaggio, da una fazione, da un qualcosa. Però se lo lasci troppo ripiegato su se stesso, inteso come male senza farti tante domande, è il male, rischi di banalizzare molto
quel male, perché diventa tutto sommato canonico, no? Dice, noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, fine. È come in Star Wars, dove è molto più affascinante Darth Vader, che fa un'evoluzione da luce e oscurità, che Darth Sidious, che è sempre cattivo, perché è cattivo e basta, cioè non ti dà niente a livello di... può essere affascinante perché è cattivo, però non è mai affascinante come un personaggio che ha un'evoluzione, che va oltre il semplice è cattivo perché è cattivo. E anche Thanos nell'universo cinematografico Marvel è piaciuto perché non era cattivo perché è cattivo, che dice vabbè è cattivo, vuole ammazzarci tutti, certo. Viva, ammazziamolo, e chi se ne frega, voleva ammazzarci. È bello quando un personaggio cattivo si dimostra sensato, con una logica sua che è anche condivisibile. Allora lì cominci a porti delle domande, no? Come molti dicevano appunto, Thanos non ha sbagliato a uccidere metà della popolazione dell'universo, perché comunque effettivamente la vita ha bisogno di risorse. Se ci avesse ucciso perché voleva uccidere tutti, dicevi vabbè, Thanos è a quel paese. Ecco, le piramidi e il Vagliatore, da quando li abbiamo conosciuti bene, si sono sempre presentati come figure un po' furbette, nel senso che ti tentano, che ti dicono guarda che noi siamo la tua salvezza, guarda che non ti vogliamo uccidere, guarda che noi appunto siamo i tuoi padri, guarda che il viaggiatore non è il bene in senso assoluto, è tutto un gioco, occhio perché tu rischi di rimanere incastrato appunto nel gioco. Adesso sono arrivati sui vari pianeti ma non stanno provocando il crollo, come hanno fatto forse all'inizio, appunto alla fine dell'età dell'oro, per meglio dire. Sì. Quindi cioè, non mi stupirebbe il fatto che le piramidi a un certo punto provino anche solo a tentarci con i loro poteri. Mettiamo che non vogliono diventare proprio buone, tra virgolette, ma ci tentano con i loro poteri. E quindi la cosa più logica è darceli per tentarci, no? Frutto proibito è l'oscurità. L'oscurità ci dà il suo frutto proibito e noi proviamo a magheggiarlo. Però sono abbastanza convinto che si andrà appunto abbastanza verso una vicinanza tra luce e oscurità. Come diceva Lignotta, la linea tra luce e oscurità è davvero sottile, che era una cosa che aveva detto anche Uldren ai suoi tempi. Verissimo, sì. E questo concetto che su cui loro stanno insistendo significherà pur qualcosa. È come per dirti, guarda che questi due principi sono molto simili e tu, guardiano, potresti essere colui che li equilibra e li porta entrambi dentro di sé, perché tanto sono la stessa cosa, solo tra virgolette su due facce contrapposte, ma stringi stringi, quello sono due principi paracausali quasi inspiegabili, però alla fine tutto sommato riescono a convivere in qualche modo, ecco. Non fa una piega, ci potrebbe stare benissimo, assolutamente sì. E, riguardo a questo argomento, vabbè, ragazzi si sono scatenati. E Jovix appunto fa: forse non so se prima l'abbiamo citato, il fatto dell'ignota che dice che ci sono alleanze indesiderate che bisogna fare. Dice nel trailer. Sì. E, forse si riferisce a questo. Sì, potrebbe essere proprio questo. Perché dici: guarda, ci tocca allearci con quello che per noi, allo stato attuale delle cose, appunto, finché Eris probabilmente non ne capirà di più, è comunque uno dei mali della galassia, del sistema solare, dell'universo, perché insomma il viaggiatore e i più puristi dicono guarda, queste sono le piramidi, ci hanno fatto il crollo e sono cattivoni e hanno usato hanno diciamo così potenziato l'alveare, hanno potenziato i Vex e il Giardino Nero, insomma ne hanno fatte. Però appunto il loro supporto potrebbe rivelarsi prezioso e il loro potere è altrettanto prezioso. Anche perché una cosa che mi è sempre piaciuta di Destiny è che luce e oscurità non sembrano sempre esattamente bene, male, giusto e sbagliato. Nel senso, non è che sono... Sì, il viaggiatore si è posto a noi come il bene, però non è che si è sempre comportato a fin di bene. E l'oscurità, che per carità tende a sfruttare le specie, ha fatto la stessa cosa che ha fatto il viaggiatore. Ha potenziato delle razze, poi le ha un po' abbandonate... Il viaggiatore ha potenziato delle razze e poi le ha abbandonate, quindi alla fine fanno quasi le stesse cose, non è che siano così uno nel giusto e uno nello sbagliato, ecco. E per spiegarlo velocemente, l'oscurità, cioè il viaggiatore l'ha fatto prima con i caduti e poi con noi, l'oscurità... Anche
armonia anche con gli ammoniti, ne ha potenziate di razza, e poi quando si mettevano male le cose ho detto: boh, ragazzi, io vado, Esatto. arrangiatevi con l'alveare, che io non voglio averne niente a che fare. E l'oscurità da parte sua invece ha fatto questo lavoro con l'alveare. Alveare, e comunque li ha alla fine, gli ha promesso delle vittorie che l'alveare non ha mai ottenuto, perché l'alveare non ha sconfitto la luce. E la logica della spada che il vagliatore ha insegnato ai vermi, e che i vermi hanno insegnato all'alveare, scusate, non ha portato l'alveare alla vittoria, ma è uno stato di sofferenza eterna da cui probabilmente non usciranno mai. E poi parliamo di Savathun, perché lei ha la via d'uscita, ma lei è un qualcosa di diverso. Anche i E Vex del infatti, Giardino Nero gli ha promesso potere, ma che fine hanno fatto i Vex del Giardino Nero? Ne abbiamo ammazzati a migliaia, li abbiamo ucciso le menti, la mente intramontabile, abbiamo fatto il raid, cioè non gli è andata benissimo ai Vex del Giardino Nero. E non è che l'oscurità gli ha detto: boh, vengo ad aiutarvi di più, no, provate, veneratemi, arrangiatevi. Il viaggiatore, appunto, c'è la stessa cosa: veneratemi, vi do la tecnologia, eccetera, però quando si mettono male le cose, io vi saluto, vi lascio con i miei poteri che vi ho lasciato, però io vado via, nel senso. Certo. Beh sì, in effetti se ci pensate, regà, fondamentalmente come dice Lorenzo ha fatto più o meno la stessa cosa da tutte e due le parti. Poi se da una parte l'oscurità, io non so se poi, che ne so, nel mondo dell'alveare l'oscurità si è presentato lo stesso con una o più piramidi per comunicare, No, diciamo però... che nel mondo dell'alveare, Oryx, adesso chiamiamoli quei nomi che hanno adesso perché hanno cambiato sesso, hanno cambiato nome, Sì, voglio... sì, sì, sì. semplifichiamo, ragazzi. Ci sono i miei video, ci sono articoli, c'è tutto, ma semplifichiamo qua. Oryx e le due sorelle, quando hanno incontrato i vermi gli hanno promesso appunto immortalità, longevità, attingendo dai poteri del profondo, e il profondo è l'oscurità. Oryx, per capire il profondo, ha ucciso un verme, perché i vermi non volevano che l'oscurità parlasse con l'alveare. Oryx ha ucciso un verme e ha visto il profondo, e dal profondo ha tirato fuori la corruzione. Ma Oryx non ha mai detto di aver visto il vagliatore, tra virgolette, navi strane, statue velate. Lui ha visto il profondo, probabilmente avrà visto il modo in cui l'oscurità si è voluta mostrare, però... Certo. Questi poteri paracausali che noi conosciamo hanno tanti modi per mostrarsi. Appunto, il viaggiatore c'ha il suo albero, varie figure di luce. Questo fatto che il viaggiatore abbia una statua, okay, la statua velata di una donna, Sì. e la giardiniera è una donna. Cioè, sono dei linguaggi, delle cose. Molti mi chiedono: ma Divus, ma allora nel 2022 cosa succede? Ma ragazzi, ci sono delle cose che non ci hanno veramente mai spiegato, che stiamo solo provando adesso a capire sul viaggiatore e le piramidi. Ad esempio, loro sono oggetti tecnologici, fino a prova contraria, perché sono delle navi. Cioè, il Certo. viaggiatore è metallico, che poi non sarà mai un metallo. Le piramidi sono metalliche, con dentro i corridoi, perché l'abbiamo vista. Sì. Qualcuno avrà pur costruito ste cose, no? Da entrambe le parti. Potrebbero averle costruite direttamente i principi, tipo demiurghi, no? Che assemblano le cose e le ha mandate. Però magari scopriremo che c'è qualcuno di fisico che le ha costruite. Cioè, sono cose ancora molto al di là di quello che sappiamo Certo, adesso. noi praticamente abbiamo soltanto la rappresentazione fisica di un qualcosa che Esatto, magari non è, cioè non è che dentro il viaggiatore c'è l'omino che è la esatto. Esatto. luce. Come dentro le piramidi non c'è il vagliatore. Cosa c'è dentro le piramidi? Nebbia. Il velo, quello è il velo, secondo me. Infatti, molti dicono: ma non vedremo unità dell'oscurità. Magari non le vedremo mai. Il velo è solo questa energia oscura che c'è dentro le piramidi. Beh, con il discorso che ci hai appena fatto è anche plausibile, cioè Sì. nel senso fondamentalmente l'oscurità non ha bisogno di Una forma. trasformarsi in una razza, in una forma, perché Esatto. se si comporta nello stesso modo della luce con noi, non è che c'è Hanno una degli effetti razza della strani, luce, delle cose, non c'è esatto. una razza della luce. In questo momento noi Esatto. abbiamo il viaggiatore che tra virgolette sta dalla nostra parte, ma come in Noi passato è siamo stato con gli altri, quindi... exo-umani e insonni con la luce, però non è che siamo luce. Esatto, chiaro, ci può stare, è un discorso che direi che fila. Raccogliendo un po' delle considerazioni che ci hanno fatto e delle domande che ci hanno fatto Vadi, vadi. riguardo a questo tema, qualcuno ha chiesto lo scopo finale di tutto questo quale sarebbe, cioè nel senso il fatto di andare
su Europa e trovare questa alleanza, tra virgolette. Perché le piramidi dell'oscurità dovrebbero darci questo? Perché dall'altra parte probabilmente c'è qualcuno che anche loro temono. Allora, Destiny ha un problema, ha un grosso problema. E questo è chiarissimo. Quello è un grossissimo problema. E i caricamenti e le armi meta cambiano. Ok. Quelli sono problemi che purtroppo ci fanno lanciare il pad nello schermo. Vabbè, quello ok. Tutti i giochi, ragazzi, hanno problemi. Io vedo, Destiny non si sa bilanciare. Avete mai giocato a Overwatch o a Rainbow Six? Cioè, c'è sempre qualcosa di sbagliato nei giochi. Certo. Il mio clan, diciamo che tutti i giochi sono giochi di merda alla fine, purtroppo. È tutto un Onesto. gioco di merda, però alla fine ci giochi perché fortunatamente hanno anche qualcos'altro, se no, ecco. Il problema di Destiny è che a livello di, diciamo, filosofia che muove il gioco, è una filosofia di stampo gnostico, che non è agnostico, che vuol dire che Dio non si può conoscere, è una gnosi, cioè una filosofia molto complessa, che parla di forme, di entità creatrici maligne, benigne, ascesi, cioè è una filosofia difficile. Non sto qui a spiegarvela adesso Ve perché l'avevo detto che saremmo arrivati a parlare di filosofia, raga. Io vi avevo avvertito. ci sono articoli, cercateli, hanno collaborato un articolo insieme a un altro ragazzo su questo argomento dell'agnosi in Destiny. Cercate volumi cosa sono i principi gnostici e come si sono articolati nella storia, Ermete Trismegisto, i Rosa Croce, sono cose vere, cioè non è roba tipo i massoni, che poi i massoni sono gnostici anche loro, però vabbè, sono principi filosofici che l'uomo ha costruito nel corso della storia, ok? E Destiny ha attinto da questa cosa. E quindi la filosofia di Destiny non è comoda come una filosofia, non so, più di bene versus male, classica, manichea, il bene, il male, il male, fine, basta, noi siamo i campioni del bene, cioè come Destiny si basasse sulla filosofia cristiana, mettiamo, ci sarebbe il male con i suoi agenti, il bene con noi che siamo gli agenti del bene, ci ammazziamo e chi vince, vince, e vince il bene. No, giustamente hanno scelto una filosofia più complessa e questo ci porta ovviamente a vedere certe entità che sembravano cattive come buone, a capire che alla fine i principi di bene e male sfumano. Ed è per questo che Sabaton è il nemico finale del gioco. Forse, perché poi Bungie cambia idea ogni 2 anni, non si sa. Quindi potrebbero esserci tante variazioni. È che questo è un altro problema di Destiny. Quindi tanto Bungie sembra cambiare direzione. Non so perché lo fanno, le loro motivazioni, non lo sappiamo, ragazzi. Cioè, anche il fatto che avessero pensato a un Destiny 3 e poi sono dovuti rimanere su Destiny 2 sicuramente ha una motivazione molto più veniale, non filosofica, ma economica, perché hanno perso Activision. Quindi a volte ci sono dei fattori della vita vera che bloccano il gioco. Certo. Cioè, pensare che Bungie non sia influenzata dal mercato, dal mondo dell'economia, è guardare la prospettiva, guardare, diciamo, Bungie da una prospettiva troppo chiusa sul gioco, ecco. Bisogna sempre fare un passo indietro. Certo, È anche loro come. dovevano fare delle scelte Sì. che girano intorno al mercato, alle richieste e a Esatto. quello che vuole È la come, gente. no, ieri hanno presentato PlayStation 5 e tutti a dire, Sony è la migliore. Sì, Sony vende di più, quindi è la migliore, ma perché Sony vende di più? Cioè, bisogna farsi a volte delle domande legate al mercato, all'economia, a. Il fatto che queste aziende devono comunque mantenere dei lavori, delle persone, quindi a volte le esigenze di gioco, le esigenze di soddisfare la clientela, tra virgolette, vengono un po' sacrificate, ma succede nella vita di tutti i giorni, nel nostro piccolo. Quindi a volte sì, Bungie sembra avere le idee chiarissime su certe cose, dice guarda, andranno a parare lì, e a volte effettivamente è così, dici cacchiarola, è vero. Tipo il fatto che Europa diventava la sede della cripta di Pietrafonda. Sono Certo. andati lì. A volte qualcosa cambia nel frattempo e loro devono fare una virata o aggiustare il tiro. Ma Beh, diciamo che forse sto male. discorso in passato era. Bungie era molto più influenzata da questo. Sì, Infatti, sì. prima abbiamo parlato di questa roba qui, abbiamo visto come in realtà alcuni DLC, alcune scelte che poi Bungie ha fatto, deviavano un pochino dalla storia di Destiny e da quello che appunto tutti noi ci aspettavamo, no? Prima tu mi hai fatto Certo. l'esempio che
Per esempio, il gioco poteva benissimo saltare da Oryx direttamente a Forsaken A per Forsaken, passare esatto. poi direttamente a Shadowkeep, Esatto, ci sono dei tralasciando. contenuti che Bungie ha fatto che sono stati dei filler, nel senso sono stati contenuti che hanno dovuto allungare la durata del gioco, fatturare ovviamente perché tu li pagavi, quindi loro hanno avuto un ingresso, però a livello narrativo hanno solo allungato il brodo. Appunto, dicevamo, potevano fare Destiny 1, Taken King, subito Forsaken e lasciare indietro Ghaul e i Signori del Ferro. Non sarebbe cambiata tanto la lore. I Signori del Ferro era uno spin-off che ha ampliato un po' il discorso Rasputin e Siva, ecco. Però Esatto. l'anno 1 di Destiny 2, ragazzi, è stato voluto chiaramente da Activision per Urca, sì. fare in Destiny 2, perché Destiny 1 comunque non riusciva più a reggere lo sviluppo delle nuove tecnologie perché era troppo vecchio, obsoleto. Però alla fine ha solo fatto perdere tempo. Sì, abbiamo distrutto la vecchia torre, ne abbiamo trovata una nuova, abbiamo ucciso Ghaul, siamo tornati al punto di partenza, abbiamo dovuto tornare a parlare di Savathun, dei Nove, di Mara, con Forsaken. E poi siamo dovuti andare sulle piramidi con Shadowkeep. Però certi contenuti hanno veramente semplicemente allungato il brodo. Adesso Bungie sembra un po' più libera da questa cosa, ma deve comunque Sembra un po' sempre più dritta, tenere sì. in piedi l'azienda, che è Esatto. una signora compagnia. La gente si stupisce che, ma come chiedono ancora soldi a settembre? Io ho comprato il gioco a 70 euro un anno fa, 2 anni fa. Ok, cioè, non è che non lavorino per fare questi contenuti, solo perché li vedi su un gioco che hai già. È come dire: io ho una casa in cui ho 2 stanze vuote e non voglio pagare gli operai perché la casa è mia. No, se ci metto dentro i mobili e devo fare dei lavori, gli operai devo pagarli. Provate a dirglielo: no, Alfrigo, non te lo pago perché casa mia, è mia tanto. Dicono: no, il frigo è una cosa nuova, ha un costo. Ti buttiamo giù una parete? C'è un costo. Ti facciamo un balcone nuovo? Ha un costo, anche se è già tutto tuo e hai già pagato per averlo. Certo. Quindi. Ci sta, il discorso è giusto, cioè io pure quando sento purtroppo qualche ragazzo che si lamenta del fatto che deve pagare un DLC o che deve pagare quell'altro, eccetera, eccetera, è un costo che bisogna mettere in conto se si vuole seguire un gioco di questo tipo, nel Esatto. senso che è Infatti, come... dicevo, se a uno non piace questo tipo di giochi perché ti porta a spendere, forse il problema è proprio che non ti piace questo tipo di gioco. Non è il problema di Destiny. Puoi prendere dei giochi single player fatti e finiti. Comunque, molti giochi single player, ormai tutti, hanno dei DLC importanti che alla fine finisci per comprarli perché ti sei appassionato a quel gioco. Certo. The Witcher 3, che è il gioco single player di questa generazione, quello che ha fatto meglio. Giocarlo senza i due DLC è un'esperienza monca. Per quanto sia bello The Witcher 3 da solo, non giocare Hearts of Stone e Blood and Wine ti fa perdere tanto. Quindi non è una cosa così strana che tu debba pagare per un contenuto anche in un gioco single player. Figuriamoci per un contenuto di un gioco MMO con un universo che va avanti e che deve essere sviluppato con gente che lavora, programma, fa tutto quello che bisogna fare. Ecco, sarebbe bello che tutti noi potessimo fare un tour negli studios di Bungie per capire quanta gente e quanto lavorano per fare questi giochi e avere il coraggio di dire: no, io non ti voglio pagare. Dillo davanti a 600 Beh, persone. dai Vaidoc a volte li fanno vedere Esatto. gli studi, e gli studi sono grossi, Sono tanta grossi. gente. Bungie è Tanta gente uno studio lavora grande, raga, non è tanto. piccolo, ci avrà Anche 600-800 perché persone. sviluppare un videogioco è difficile, si stressano, se sbagliano è un casino, quindi cioè, ci sta che ti chiedano un compenso. Poi si può discutere sul fatto che i videogiochi in generale non costino poco, vabbè, lì ci sono fattori vari, l'IVA e tutto quello che è il caro vita, ma allora lì veramente vai su discorsi immensi di economia macro, ecco. Certo. Torniamo in topic. E visto che l'hai detto, insomma, siamo partiti da quello. Hai detto la parola Savathun e siamo passati a parlare all'economia. Savathun, Sabato. abbiamo visto che al 99,9% sarà protagonista del DLC del 2021 Esatto. e che La in gente parte sussurri. l'abbiamo già visto. Cioè, Eris in questo momento è disturbata proprio da Savathun. Esatto. E quello che hai detto tu adesso è appunto la teoria che dice che la piramide su Europa, o quantomeno le piramidi, l'oscurità, quello che è, probabilmente ci darà un parte del suo potere, la Stasi, come sottoclasse,
per darci i poteri per sconfiggere Savadun, che a quanto pare Savadun è un problema anche per l'oscurità. Sì. Piccola nota prima di affondare su Savadun: secondo me alla fine arriveremo a avere 3 super oscurità e 3 super luce. Questo non me lo toglie nessuno. Sarebbe molto figo. 3 contenuti. Sarebbe molto figo. 1-22. Potrebbe essere interessante, perché sennò sarebbe un po' asimmetrico, e a Bungie la asimmetria non è mai piaciuta, ecco. Vabbè. Ci potrebbe stare, sì. Ci potrebbe stare, poi magari no, però comunque torniamo sulla buona vecchia Savadun, vecchia veramente, visto che quanti anni ha Savadun? Un milione, non si sa. Un milione d'anni. È bella antica, ecco. Cosa diciamo di Savadun? Che, come giustamente diceva Giorno, in questa stagione, una stagione degli arrivi, Eris vuole comunicare con la piramide, vuole capire le intenzioni delle piramidi, solo che qualcuno, appunto Savadun, con l'aiuto di Nokris, si è messa in mezzo e sta interferendo in modo che noi, guardiani, non ci possiamo mettere direttamente in contatto con le piramidi per capire che cosa vogliono. E questo è assodato, non è lore, non è una teoria, raga, è così. Si è capito dalla prima missione che ci hanno fatto vedere. Savadun si sta mettendo in mezzo. Rispondo subito al fatto che alcuni chiedono se Nokris non è morto. Allora, Nokris non è morto, si è salvato, c'è una lore che hanno messo sul sito di Bungie, in italiano anche, dove spiega come si è salvato, ne parlerò ovviamente anche sul canale. Uh-huh. Comunque lui si è salvato e ha stretto un'alleanza con Savadun. In realtà, diciamo, Savadun lo sta abbastanza usando in pieno stile Savadun, che lei muove le sue pedine, e quindi Nokris ha il compito di distrarci e di interferire appunto dalla nostra volontà di parlare con le piramidi. Lui non è un personaggio di chissà quale grandezza, Nokris. Però Nokris, lo rivediamo, è un figlio di Oryx comunque, quindi vederlo lì in un assalto era veramente triste. Almeno l'hanno recuperato, almeno. Uh-huh. Ecco. E Savadun, sempre in questa lore appunto che Bungie ha pubblicato sul suo sito, dice che lei vuole vivere fuori da luce e oscurità, nel senso che non vuole schierarsi nella lotta tra questi due principi. Lei vuole starne fuori perché lei vuole vincere su tutti, diventare lei, diciamo così, il potere supremo, e vuole che luce e oscurità, che lei chiama cielo e profondo, la temano. Cioè, cielo e profondo devono temere Savadun, perché lei vuole diventare, non dico la forma stessa dell'universo, lei ha questa idea che lei deve diventare, diciamo, il principio supremo, ecco, diciamo. Uh-huh. Così. Lei adesso vive in un trono mondo che è un buco nero, giusto per farvi capire quanto è potente Savadun. Cioè, vivere in un buco nero non è esattamente facile, anzi, è impossibile, anche certo, per tecnologie incredibilmente avanzate. Quindi lei sembra essere ben determinata a metterla in quel posto, sia la luce che l'oscurità, anche perché lei odia tutte e due. Lei odia la luce perché non ha mai, diciamo, approvato la mentalità di vita della luce, ma odia l'oscurità perché è quella che ha incatenato l'alveare alla logica della spada, alla fame dei vermi, e infatti lei vuole assolutamente in ogni modo rompere la logica della spada, che ha fallito un sacco di volte, perché è morto Crota, è morto Oryx, è morto Xol, Ashladun, quanta gente dell'alveare abbiamo ucciso? Sì, 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 sì. Infinità, tutti li abbiamo uccisi, senza troppi problemi. E lei quindi dice, bene, questa logica non funziona, ne serve una nuova, questo lo sapevamo già, lei lo dice da sempre, ne serve una nuova, e questa nuova logica è quella che lei vuole forgiare per battere tanto la luce quanto l'oscurità. Quindi lei potrebbe essere veramente il villain finale, per quello dico che magari lei sarà il villain finale e luce e oscurità dovranno allearsi per combattere un principio esterno che è diverso da luce e oscurità. E il fatto, secondo te, che il DLC di Savadun sia nel 2021 e che poi addirittura ce ne sia uno ulteriore. Mm-mm. Dopo? Sì. Dove andrà? Cioè, ma naturalmente stiamo teorizzando in questo momento, sì. Non c'è lore che tenga in questo momento. No. Però se Savadun, tra virgolette, la affrontiamo nel 2021,
nel 2022 che si chiama Lightfall, che poi anche lì il titolo è provvisorio, regà, quindi non è detto che si chiama in italiano, si chiamerà in questo modo. Una traduzione molto più bella, che è Eclissi. E l'eclissi non è l'assenza della luce, è quello che si produce quando luce e oscurità si allineano. Ed è il simbolo del DLC, dove c'è la piramide perfettamente dentro al viaggiatore. È un aspetto che mi ha affascinato sin da subito, che non è che ci sono tipo il viaggiatore rotto, le piramidi che gli sparano, no. Sono in armonia quasi, no? Uno dentro l'altro. E questa è una cosa molto interessante. Tutto il discorso sa se Savathun morirà, ma siccome non muore, nel suo contenuto del 2021. Bungie, certo, ci ha detto che lei non è come Oryx. Continuano a dire, lo dice Eris, lo dicono ovunque, occhio che lei non è come Oryx. Lei non si butterà a testa bassa sul campo di battaglia con la spada a dirci muori, muori. Lei è furba, e quindi può darsi che in tutto il 2021, o quel che sarà, noi la vedremo, ma sarà irraggiungibile per noi, oppure invincibile, e servirà proprio il contenuto del 2022 per portare a termine questo grande arco. È così, è lunga, cioè nel senso, se tu me la metti così, che dici nel 2021 magari si fa vedere, o quantomeno sarà la cosa principale che noi dovremo inseguire, ma non la sconfiggeremo, vuol dire che poi nel 2022 ci sarà quello che dici tu, e poi l'eventuale fine, esatto, di Savathun chissà quando arriva, cioè nel senso, anche perché Savathun porterà a rimorchio la sorella, che sicuramente avrà un ruolo, che è Xiguarat, che secondo me potrebbe anche essere un boss, diciamo, importante in un contenuto su Savathun, magari anche ad esempio da Raid, perché comunque è molto molto potente anche Xiguarat. E poi appunto, come diciamo prima in pre-streaming, diciamo, ogni contenuto avrà le sue stagioni, quindi non è detto che tutto il 2021 sarà su Savathun, per dire. Certo, potrebbe, certo, naturale, sì, sì. Potrebbe esserci appunto Mar Sov, la città sognante, potrebbe esserci Toland, nel senso, non dobbiamo aspettarci che tutto il 2021 sarà contro Savathun e tutto il 2022 sarà luce e oscurità in guerra, top, per dire. Come sì, non sì, penso che tutto il 2020, anno 4, diciamo, sarà solo su Europa, ma l'han già, no, detto, esatto, tornerà nella volta, il cosmodromo, cioè, non è monozione, duballe, nel senso. Ci sono poi le stagioni all'interno, quindi bisognerà capire le stagioni come saranno sviluppate. Esatto. Sicuramente, se mantengono un po' lo schema, diciamo così, non tanto del pass stagionale, perché quello lo tolgono. A quello, sì, che si è capito, non vogliono più fare le stagioni a scadenza. Forse il pass sì, ma con roba che puoi comunque recuperare dopo, ecco. Esatto. Non saranno più robe time-gated. Però niente, però manterranno il fatto che ogni stagione, no, prendi un personaggio o un paio di personaggi e te li ripropone, ti li spiega, te li amplia, come hanno fatto con Saint, Rasputin, Osiride, Ramingo, cioè ti fa vedere quei personaggi che magari non è che puoi ficcarli nel DLC grosso, perché sennò diventa enorme, però meritano comunque una loro attenzione. Quindi questo schema secondo me non cambia, quindi appunto non è detto che tutto il 2021 sarà Savathun, 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 Curia, Savathun, Savathun, nel senso, ci saranno altri, appunto, che Curia comparirà e non sarà una mente vexa di, oh, ciao Curia, ti tiro due razzi e muori, spero di no. Spero. Sì, di Curia stanno chiedendo, ma Curia penso che rispetto alle live precedenti che abbiamo fatto non penso ci siano novità. In generale, sul discorso città sognante siamo fermi, per ora. Probabilmente nel 2021 succederà qualcosa sulla città sognante. Magari Savathun si mostrerà proprio lì. Chi lo sa? Può darsi. Può darsi. Fermo un secondo per ringraziare Blackship che ha fatto il Prime. Grazie anche a The Cosmo Gem che è tornato per 4 mesi. Anche Davus che era tornato prima per altri 4 mesi. Grazie, raga, bentornati. Visto che siamo arrivati a parlare del 2022, abbiamo parlato di Savathun, luce, ombra, intanto quel vicino accende la moto, spero che non si senta troppo forte, mo se ne va. E, secondo te, questa è una domanda che è, Destiny come finisce? Come potrebbe finire? Allora, mettiamo che mi chiami domani Nosworthy e Luke Smith e mi dicono, Divus, tu devi fare il finale di Destiny, urca. Nel senso, cosa faresti? Io farei così. Se veramente si va verso questa unione, questo equilibrio tra luce e oscurità, io mi immagino che noi, guardiani,
arriveremo al cospetto delle entità più alte, della luce e dell'oscurità, i principi, la giardiniera e il vagliatore, e lì porteremo l'equilibrio, nel senso che diventeremo la manifestazione evidente che i due principi non sono contrapposti come loro hanno sempre fatto nel gioco che loro facevano prima della creazione, il gioco del fiore, del giardino, ma che possono convivere in equilibrio senza farsi la guerra per forza, e che l'universo può trovare finalmente la pace perché il loro gioco, che non ha fatto bene all'universo, è finalmente finito. E noi l'abbiamo risolto. Noi siamo quindi i salvatori dell'universo, non solo dell'umanità, ma dell'universo. E, cioè, ma nel pratico come dovrebbe avvenire questa cosa? Sconfiggendo Savathun? Basta quello? E capendo, arrivando diciamo in fondo al nostro percorso di ascesi e di ascensione, fino a comprendere il fatto che noi siamo tanto figli della luce, come dice il viaggiatore, tanto figli dell'oscurità, come dice il vagliatore, eccetera. E quindi capire il nostro ruolo di, appunto, principio di equilibrio e di salvatori, il nostro destino, cioè il gioco si chiama destino, quale sarà il nostro destino? Il nostro destino è arrivare appunto a risolvere la più grande questione di destini, ossia la guerra tra luce e oscurità, che ha creato un potenziale, diciamo, un mostro al di fuori di questo schema che è Savathun, cioè è una guerra che sta per autodistruggersi, ecco, perché se hai creato un nemico che è al di fuori è pericolosissimo. Potrebbe funzionare, nel senso, ci potrebbe stare. Poi Bungie magari ha già un finale in mente da quando ha scritto Destiny, ed è magari un finale molto più semplice in cui la luce vince. Però non mi sembra che stia. Però l'andazzo non sembra quello. Monotematico, ecco. Ci potrebbe stare, sì. Perché, anzi, cioè le piramidi e l'oscurità stanno diventando sempre più parte di noi. Appunto, se cominceremo da settembre a usare i poteri dell'oscurità rielaborati, per quanto, significa che comunque alla fine noi possiamo canalizzare quel potere lì tanto quanto la luce. Quindi è difficile che rimaniamo solo guardiani come abbiamo conosciuto finora, ecco. E ringrazio Tonks nel frattempo che ci fa i complimenti ogni volta che ci trova insieme. Senti, domanda personale, te la faccio io questa. Sì. Perché mi ha incuriosito sta roba e non mi ricordo, sì, una cosa. Nel momento in cui noi, durante Taken King, stavamo combattendo, sì, Oryx, sì, Savathun era lì presente, cioè nel senso aveva già cominciato a pensare a tutto questo. Sì, Savathun è furba, no? Fin qua ci arriviamo tutti. E lei, mentre noi combattevamo contro Oryx, se la gustava, secondo me. Nel senso, è stata contenta che abbiamo eliminato il fratello. Per quanto lei fosse affezionata a Oryx, però lei non voleva che lui rimanesse re dei corrotti. Voleva essere re, la regina dei corrotti. Quindi l'ha lasciato tranquillamente andare. Lei aveva già i suoi piani. Non dimentichiamoci che lei ha manipolato Crota. Può darsi che ha persino manipolato Oryx in realtà, perché è stata lei a spingerlo a andare a conoscere i vermi, l'ha spinto poi a prendere la corruzione. Quindi lei è stata un po' sempre questa vocina, no, che muoveva il fratello. E per quanto Oryx sia un personaggio che ha fatto il suo percorso, però verso la fine della vita di Oryx era un po' consapevole del fatto che probabilmente non avrebbe vinto lui alla fine. Uh-huh. Invece Savathun è sempre stata lì, no, a guardare, a ridersela, no? Lei è il potere forte, no, che sta dietro, no, guarda, sì sì, gli altri si ammazzano, io mi faccio le mie cose, zitta zitta, sta cacchio di logica della spada non ha funzionato, ne trovo una nuova. E quindi lei ha lasciato fare Oryx, anche perché la morte di Oryx ha dimostrato che la logica della spada non funziona, perché finché muore Crota, vabbè, è Crota, dai, è simpatico, però era Crota, morto Oryx, tutti gli schiavi, gli accoliti dicono, beh cavolo, è morto Oryx, cioè, è morto Dio. E dici, ma com'è possibile? Allora stava dicendo delle menzogne, anche perché Oryx stesso ci ha detto, guardate che se mi uccideranno, significa che le cose che io dicevo e facevo erano fallaci, erano sbagliate, e che c'è qualcuno di più forte, e qualcuno di più forte c'è stato. Chiarissimo.
Sì, assolutamente sì, Filz. Noi finiamo adesso il discorso sul futuro e facciamo un passo indietro e diamo un'occhiata invece all'attualità e quindi a questo DLC e anche a quello scorso un pochino, quindi anche tutto il resto delle cose che ho letto le trattiamo tra poco. Un paio di cose interessanti, i vermi come sono collegati all'oscurità e se il viaggiatore in qualche modo può aprirsi o se c'è qualcosa dentro, si sa, un Tutti abbiamo po'. sempre sognato di aprire il viaggiatore per vedere cosa c'è dentro. Magari un giorno succederà, oppure dentro Qualcuno c'è. di recente ha glitchato nel frammento che c'è sulla Terra e Sì. all'interno si sono visti gli esagoni della missione di Saint, dei cosi del tempo lì, come si chiamano? Ah, ho capito, sì. Vabbè, mi sono spiegato, no? Sì. I corridoi del tempo, esatto, si sono visti qui così là. Ora non so se sono tipo dei placeholder, delle cose che sono rimaste lì Ma sì, attaccate potrebbero o essere anche dei poligoni, potrebbe essere appunto. tutto. Sì. Mentre il collegamento che c'è tra i vermi e l'oscurità, questo lo Sì, spieghi tu. ne abbiamo abbastanza parlato spesso e volentieri, sia in live che ne ho parlato sul mio canale. Comunque, diciamo che i vermi attingono il loro potere dal profondo, che quindi è l'oscurità. Probabilmente i vermi erano delle creature che erano state create dal giardiniere e dal vagliatore, dal giardiniera, perché in italiano hanno tradotto con sto sesso maschile, ma probabilmente è sbagliato, è così sicuramente giardiniera, perché in inglese, in altre spezzoni di lore la chiamano proprio she, quindi Sì, ok. she. Vabbè, comunque i due mattacchioni qua, luce e oscurità, avevano creato varie creature nel giardino, e che è una specie, diciamo, di roba pre-Big Bang, una roba fuori dal mondo. E tra queste creature c'erano dei vermi. E nella lore vengono scritte con la V maiuscola, quindi vermi con la V grande. E non è un caso, perché fossero stati dei vermi, era la V minuscola, nome comune. Nome proprio sta a significare che, occhio, quelli sono i vermi. Quindi sono delle creature che probabilmente il vagliatore ha creato. E poi loro attingono dal potere del vagliatore, anche perché il vagliatore gli è piaciuto avere, diciamo, l'alveare che lo venera, anche se poi ha capito che forse è meglio tentare di andare dai guardiani piuttosto che dall'alveare. Comunque, i vermi attingono dall'oscurità e hanno fatto da tramite con l'alveare e appunto l'oscurità. Poi Oryx, appunto, ne ha ucciso uno per andare direttamente a parlare col profondo. In chat chiedono se tu per caso lavori per Bungie. Magari, Magari. magari. Il giardino potrebbe essere tipo l'Eden, ma l'ha detto adesso, che non lo so, è qualcosa che si è creato prima del Big Moon, diciamo il luogo in cui forse oscurità e sperimentavano, facevano Sperimentavano, cose, sì. non lo so. Ovvio che quando uno si parla di giardini, diciamo della creazione, il pensiero va subito lì, ma ti dicevo Certo. prima, Bungie e qualsiasi cosa che la mente umana produce ha tante simbologie dentro, miti che non scappano mai, e diciamo il giardino della creazione è sicuramente un mito molto diffuso, quindi ci sta che possa essere inteso come un Eden, dove però oggi va anche, diciamo, il male, non solo il bene, che poi appunto non sono bene o male, però questi luoghi un po' fantastici, magari non verrà neanche spiegato, è lì sto giardino primordiale, toh. Non è il giardino nero, ecco. Giusto per. C'è addirittura chi aspetta non un libro, ma l'intera collana del maestro Divus che narra la storia di Destiny secondo la sua interpretazione di quello che ci fa capire casa Bungie. Non so se si potrebbe, non so se si può fare cose del genere, forse dovresti chiedere i diritti, boh. Non so se puoi scrivere qualcosa su un Sì, qualcosa di ormai già si è tanto scritto. capita sta cosa. Scriveresti? Non lo so, io vorrei scrivere qualcosa di mio prima o poi, un universo Ce mio, l'hai mi l'idea? affascinerebbe di più. Quello sì, mi affascinerebbe sicuramente di più. È Ce che ogni l'hai volta che l'idea, scrivo dico? qualcosa di mio penso che faccia schifo, ma quello è un problema di tutti gli scrittori. Ma Un giorno guarda, supererò questa a cosa. livello di poi posso dire di feedback, io penso che tu non abbia questi problemi. Sì, Se, secondo certo, me però. sarà una gran figata. Ma hai provato a scrivere qualcosa già? Sì, avevo provato a scrivere qualcosa, ma appunto l'ho sempre abbandonato perché mi faceva grosso modo schifo e lo trovavo sempre poco innovativo. E quindi sono sempre alla ricerca di qualcosa di veramente innovativo che mi porti ad essere soddisfatto di quello che scrivo. Spero un giorno di riuscire a dire, vabbè,
proviamo, magari piace anche se non è così innovativo o non è così bello, secondo me. È un passo che molti scrittori hanno dovuto fare, ecco. È normale, certo. Ci sta. Io te l'appoggio, sappilo. Va bene, grazie. Te l'appoggio tutta la vita. E fai la campagna Kickstarter con l'Ana Libri Divus. Potrebbe essere un'idea. Esatto, sì, prima bisogna scriverli, però. Potrebbe essere un'idea. Cosa appoggi? No, raga, stiamo parlando di destra. Bella Perfurico che è tornato, grazie per i 14. Ringrazio anche Brown che era tornato poco fa per i 9. Only Love Reaction per giorno di... Grazie, grazie, grazie. Ci sono diversi scrittori che hanno scritto di Warcraft, per esempio. Secondo me si può fare la tua interpretazione, magari contatti Bungie ti dà la concessione. Non so, ragazzi. Il mio suocero è scrittore, se vuoi ti do due dritte. ci sta, ci sta. Pure. Potrebbe essere molto interessante comunque, perché alla fine l'universo è... Ti do un consiglio da un signor nessuno, fai in modo che ci sia un motivo per leggere. E sta, dai, dai. Comunque, torniamo in topic, poi spero che un giorno Lorenzo ci parlerà del suo racconto, del suo libro, insomma. Esatto. Speriamo tutti. Prima o poi c'è posto. Prima o poi arriverà. Facciamo un passo indietro adesso, raga, e parliamo delle stagioni dell'anno 3. Tu prima mi hai fatto un collegamento interessante per concludere un po' il discorso breve, su Rasputin. Sì. Tu prima mi hai fatto un discorso riguardo a un possibile collegamento tra Europa, Ignota, Ana e Rasputin, appunto. Esatto. Se vogliamo snocciolarlo un indietro, sì. E torniamo appunto a Rasputin spento, no? Ci eravamo fermati lì un po' di mezz'oretta fa, quando era. Quindi abbiamo Rasputin per ora, che io ha fatto abbastanza impressione quella scena, tra l'altro. Cazzarola. Vabbè, uno potrebbe dire, Rasputin ce lo siamo giocato. Ovviamente no, nel senso, sarebbe sciocco averci costruito tanto e averci spiegato che Rasputin aveva un protocollo, che è il Siddhartha Golem, pensato per ospitare, tra virgolette, un figlio di Rasputin o un avatar di Rasputin, ok? Non è un caso che sia comparsa sta cosa, secondo me. Scusami, dov'è comparsa sta cosa? È la lore di Felwinter, in definitiva. Ah, ok. Il fatto che, appunto, Felwinter era figlio di Rasputin o una sua incarnazione, quello non si è capito proprio bene. Comunque pare che Ana, dalle lore che non ci sono ancora in gioco, ma su Ishtar Collective trovate in inglese, che Ana abbia un modo per salvare Rasputin, ecco, diciamo così. Una specie di backup, una memoria da portare via. E sembra anche, sono supposizioni, più che supposizioni sono... diciamo messaggi che la Lord di Destiny ti lascia, che Rasputin possa quindi incarnarsi di nuovo fisicamente, quindi potremo finalmente avere quel Rasputin fisico che avevamo fatto vedere nei vari concept, e quindi la volta buona che il discorso di Felwinter, che è stato introdotto un po' così in questa stagione, si ricollegherà a qualcosa di più importante, nel senso che ci ha anticipato che comunque Rasputin può essere contenuto in un corpo di Exo. E quindi magari vedremo Rasputin tutto dentro un Exo apposito, e su Europa, che a quanto pare, che ha appunto la cripta di Pietrafonda, potrebbe essere il luogo perfetto dove scaricare la mente di Rasputin in un corpo, ecco. Potrebbe esserci un collegamento, quindi, da quello che abbiamo fatto in questa season. Anche perché, non so se avete notato, ma sicuramente l'avete notato, spesso e volentieri sotto la superficie di ghiaccio, nei trailer di Europa, si vede della roba rossa. Esatto. Rossa. E tu dici, la Siva! Può essere, però magari no. Sicuramente c'è roba di Rasputin se c'è rosso, perché in Destiny le cose rosse così accese è tecnologia di Rasputin, come i missili che sono arrivati contro l'Onnipotente, una roba rossa accesa, la Valchiria tutta bella rossa. Poi magari appunto è la Siva, oppure magari è un nucleo di Rasputin, un qualcosa legato a Rasputin, quindi non è detto, sono sicuro che Rasputin non sia perduto, e sono abbastanza convinto che possa esserci un collegamento magari in una stagione dell'anno 4 con Rasputin in Europa. Ci può stare. Quindi questo per ricollegarsi un attimo a quello che abbiamo vissuto da poco. Ecco. Esatto. Riguardo a questo, ma
Due parole sul live event. L'hai seguito, l'hai visto, ti è piaciuto, non ti è piaciuto? Diciamo che l'ho seguito, mi sono messo lì a guardarlo un po' davanti alla mia console e poi mentre ero a cena guardavo la tua live perché volevo sapere Certo. cosa succedeva, perché non ho la console in soggiorno, ce l'ho in camera e non potevo star lì a mangiare davanti alla console, anche perché sto un po' lento il tutto, ecco, diciamo così. Come ho detto un po' su Instagram, su YouTube in generale, l'evento in sé è bello secondo me. Perché comunque ci ha uniti e non ci ha divisi. Torniamo sempre a quel discorso lì. Eravamo tutti lì, oh wow, che succede? Quello è figo secondo me. Solo che è partito alle 7 e finito alle 8:35, Sì, 8:40. E durata un'ora e mezza, sì. alla fine potevano farlo durare entro le 8, così davi tempo alle persone che non potevano connettersi alle 7 di arrivare. Però in un'oretta finiva tutto. Quindi bello, devono un po' migliorare secondo me la tempistica. Però sicuramente ce ne saranno altri, secondo me. Era una prova. Sì, Sì. anche secondo me questo è stato veramente un test. È stato un Hanno test. detto, beh, piaciucchia, la gente non gli è dispiaciuto. Se ne è parlato su qua su Twitch, Destiny aveva un sacco di visual in quel momento. Quindi ho detto, funziona. Lo riproporranno Forse sicuramente. da quello che mi ricordo, quello che abbiamo vissuto insieme, era stato, forse dal punto di vista delle tempistiche è stato forse bilanciato male, perché c'è stato un momento in cui Sì. eravamo tutti lì in attesa, poi sono Sì. comparsi i missili Sì. sono Sì. arrivati. Da quando sono arrivati i missili a quanto poi è esploso, c'è stato tutto quel tempo in cui c'erano le piccole esplosioni che è durato Sì, tantissimo vero, rispetto all'arrivo dei missili e all'esplosione stessa. vero. Sì. Quella parte lì forse o la facevano con più cose, e quindi che ne so, c'era una fase in cui vedevi le esplosioncine, c'era una fase in cui magari c'era uno scudo o quello che è, non lo so, e poi lo facevi schiantare, ma quella fase lì in cui c'erano soltanto gli sbrilluccichi è durata troppo rispetto a tutto il resto. Però insomma, io pure sono dell'idea che è stato un bel evento, una cosa Sì, figa da sì, sì, seguire sì. tutti insieme, ci poteva stare. Sì. Quindi veniamo al presente, quindi le cose interessanti che sono successe da neanche qualche giorno a questa parte. Quindi abbiamo visto Rasputin, abbiamo chiuso quel discorso, ne è iniziato un secondo con le navi che sono arrivate e il focus che i primi giorni ha avuto io con Esatto. Eris che è tornata, tra virgolette, a farsi vedere. Hanno ripresentato un pochino questa interferenza che Rasputin, sì, che Rasputin, scusami, che Sabaton sta facendo insieme a Nokris. E Esatto. abbiamo visitato anche un luogo nuovo che è quello della culla su Io, che dovrebbe essere un luogo, cioè è un luogo importante, il luogo dove in teoria in passato si è appoggiato il viaggiatore, dove ci sono alcune cose che riguardano anche gli ammoni, insomma, qua poi tu sei piacciolo. Sì. Diciamo che sì, era un luogo che intanto un po' tutti volevamo visitare da sempre. Vedevamo su Io questa Esatto, sì. piccola città in rovina e diciamo, wow, che bello. Però era rimasta lì. Adesso finalmente ha avuto un suo ruolo. E beh, diciamo che siamo rimasti tutti colpiti dal fatto che ci sia un albero d'argento, dalle ali d'argento, al centro di questo luogo che si chiama La Culla. E tra l'altro ha una soundtrack bellissima quel luogo. Sì, La prima volta che entri anche dici, il design penso che sì, sia fighissimo. una cosa pazzesca. E mi fa un po' dispiacere che non la vedremo più a un certo punto. Perché sparirai io. Quindi. Certo, è vero. Vabbè, però cosa vogliamo dire? Vai, insomma, ce la godiamo in questi mesi e poi se ne andrà. E diciamo che vedere l'albero d'argento, appunto, è stato uno dei momenti più belli della lore di Destiny, perché era una cosa di cui se ne è parlato tanto nella lore, nei libri del dolore, in certi pezzi esotici. Era sempre lì, no? Nei trionfi rivelazione, però non l'avevamo mai visto. E vederselo lì con Eris che ti dice: questo è un albero delle ali d'argento, un luogo del viaggiatore, sull'ultimo luogo toccato dal viaggiatore, il seme, è stato bellissimo perché ti fa capire che appunto quella lore lì che sembrava remotissima sta finalmente arrivando in game. Quindi un segnale molto importante. Molto figo, sì. E abbiamo visto che, vabbè, naturalmente c'è Eris che anche a sto giro è lì che fa, tra virgolette, da portavoce
cerca di trovare dello sì, cerca di capire il mo non so se in questo momento sta cercando di capire il motivo per cui Sava non ci sta bloccando, sta trovando un escamotage per superare. Superare, esatto, il Non blocco, so se cosa sta diciamo. facendo in questo momento, se è una o l'altra cosa. Beh, lei allora, lei vuole parlare con le piramidi. Vuole sicuramente superare l'interferenza di Savatun e nel farlo cercherà anche di capire perché Savatun voglia bloccarci. Cioè, sono un po' tutti i discorsi che penso si collegheranno l'un l'altro. Di certo Eris è molto determinata a battere Savatun, probabilmente più di tutti noi che diciamo, vabbè, tanto noi stiamo guardando le piramidi. Lei invece ha lo sguardo lungo, perché sa che probabilmente Savatun è una minaccia immensa. E anche Mara lo sa. Infatti, c'era stata una cosa che mi aveva lasciato perplesso. Abbiamo parlato anche qua in live giorno. Quando c'è stato Shadowkeep, noi avevamo, tra virgolette, un po' frainteso il fatto che Mara e Eris erano alla ricerca di un qualcosa per battere le piramidi, per conoscere anzi le piramidi, e poi si intrometteva a Savatun. E tu dicevi, ma cosa, che cosa era? Una lore testuale di Mara alla ricerca con Eris, poi appunto arriva Savatun che blocca Eris. Dici, ma perché? Ne avevamo parlato, che c'era un po' questa confusione, no? Prima di Ombra dal Profondo, tutti convinti che si sarebbe parlato di Savatun e poi c'erano le piramidi, no? E adesso questa cosa diventa più chiara, nel senso Savatun sta cercando di interferire da mo' con la nostra possibilità di capire le piramidi. Sulla Luna non c'è riuscita, perché non è intervenuta direttamente, probabilmente non aveva ancora voglia di intervenire. Ora sta intervenendo, anche perché non c'è più solo una piramide, ma c'è una piramide che interagisce con un albero del viaggiatore, con la luce. Quindi lei è stata un po' forzata anche ad agire, a venire un po' allo scoperto, perché le cose si stanno facendo serie. Certo, Lei, forse tra l'altro, nella lore perché che vi citavo sì. prima, uscita in questi giorni, dove si parla anche di Nokris, dice che, cioè, fa capire che sapeva che stavano arrivando le piramidi sulla Terra, sul sistema solare, insomma. E quindi lei era lì che no, aspettava il momento giusto probabilmente per muoversi, perché lei non fa niente per caso. E questo è il bello di Savatun, non è quel personaggio che ti sembra sempre superiore, sempre avanti rispetto a te, perché lei è furbetta, no? Prevede, si muove con acume. Bungie l'ha costruita così. E adesso che hai parlato di Eris e di Shadowkeep, mi è venuto in mente una cosa, ma il discorso di Shadowkeep invece, con i nuovi sviluppi, come si incastrano? Cioè, nel senso, il fatto che le piramidi o quello che c'era, insomma, se Sì. l'oscurità ha creato gli incubi e tutta la campagna di Shadowkeep, come si incastra col fatto che in realtà poi stiamo arrivando a capire che in realtà loro volevano contattarci per darci il potere o per allearci o quello che Allora, vogliamo essere sinceri, giorno. è. Diciamo tra Sì. me e te e i quasi 400 ragazzi che ci sono qua. In Shadowkeep a Bungie servivano dei nemici, ok? Servivano dei nemici, dei boss. E non sapevano tanto cosa proporci se non unità dell'alveare, Ashladun e Tizio e Caio. Ha detto: vabbè, non possiamo. Zulma, che è Kotò, sono quelli i nemici Sì, nuovi, sì, sì. ma alla fine sono una magliardona e un cavalierone, niente di nuovo. Ha detto: vabbè, visto che molta gente non sa cosa sia uno Skolas, non sa cosa sia un Tanix, non sa cosa sia un Gaul, tra virgolette, glieli facciamo vedere questi boss Omnigul. Sono i boss che, diciamo, hanno un po' scandito l'universo di Destiny. Li riproponiamo, gli facciamo incuriosire la gente che vuole capire chi sono, li facciamo vedere un po' esteticamente, sotto forma di sti incubi che a livello narrativo sono un incubo. Nel senso che non si è mai capito cosa fossero le nostre paure, ma che paura ci fa Tanix a noi? Cioè, abbiamo Certo. ucciso Zidron, guardia porta. Ma l'abbiamo ucciso durante la campagna di Destiny 1 quando eravamo a livello 20, 18. Sai che paura ti fa? Non ti fa paura. Posso capire, Gaul è un trauma, ha fatto danni. Ma anche Omnigul l'abbiamo uccisa 1000 volte, che paura vuoi che faccia? È Certo. che gli serviva un qualcosa, diciamo, da metterci contro. Io quella cosa lì degli incubi tenderei a dimenticarla col senno di poi, ecco, era una delle quelle cose placeholder appunto che servivano per portare avanti il gameplay più che la narrazione. Certo, anche perché poi in Shadowkeep fondamentalmente poi oltre alle comunicazioni, quella piccola comunicazione che c'è stata
con l'oscurità stessa dentro la piramide, poi tutto è girato appunto sugli incubi e sul disturbo di Eris, che aveva appunto gli incubi intorno a lei, e tutti i ricordi che abbiamo fatto nel durante. Facciamo sto. Sì, infatti. Adesso, se ci pensi adesso, Bungie, con il nuovo anno, ci riproporrà vecchie conoscenze come la volta di vetro, ma non deve più trovare un escamotage narrativo. Nel senso, è un incubo, troverà un modo per reinserirla, ma non serve tutta questa costruzione per farci rivedere i vecchi boss. Probabilmente loro volevano già farci riassaporare un po' il passato di Destiny e farlo assaporare ai giocatori nuovi. Adesso troveranno un modo più intelligente, magari appunto nel caso dei Vex può essere che ci imbattiamo in questa simulazione, che ne so, però adesso non devono più architettare una roba come in Shadowkeep, che alla fine l'unica cosa importante di Shadowkeep era il vagliatore che ci parla, le piramidi che sono qui già da parecchio millenni. E che sono capaci di comunicare appunto con noi e provare a tentarci. Il resto era contornissimo proprio. Però vabbè. E non so se tu hai fatto un giro già in game proprio durante questa season, ma la domanda che mi fanno è su questi occhi che si vedono in giro. Naturalmente io lo vedo solo su io, ci sono anche su Marte. Sono un po' dappertutto, sì. Dappertutto. Ho sentito qualcuno che parlava che potrebbero essere collegati a una quest esotica, un po' come è stato con Lumina. Sì, c'erano i cristalli sull'assalto di Xol, no? Che erano comparsi prima i cristalli, che non si sapevano che cosa si e poi sono comparsi il resto. Sì, forse ho pensato, cioè che sia una roba legata al occhi di Savadun. Sì, anche alcuni sì, potevano essere degli occhi di Savadun con cui lei ci sta spiando, ma può essere. E adesso ho l'idea che sia qualcosa, diciamo, di legato alla quest, di legato a una quest, ecco. Non si spiegherebbe se no perché siano ovunque, siano immuni, appunto, uno potrebbe dire appunto sono occhi di Savadun, per carità, però secondo me sono legati a una quest, però vabbè, vedremo. Cioè, ma cosa ci sono? C'è un'altra esotica sicuramente, no? In questa stagione ce ne sono due. Due, ecco, vedi, c'è la fucile laser e c'è l'arma da supporto. L'arma da supporto, vedi, insomma, potrebbe essere una di queste due quest qua. Un'altra cosa che scrive Wolf è che in realtà non è il primo che me lo chiede, anche quando abbiamo fatto la presentazione qualcun altro me l'aveva chiesto riguardo alla scena che si era vista tra Rasputin e Osiride. E Osiride, sì. Quella roba lì è rimasta un po' appesa perché non si è ben capito. Io l'ho interpretata come quando lui parla del tradimento, il tradimento quello di Rasputin, che poi di Fellowinter, che poi abbiamo capito alla fine, no? Esatto. Non so se era riferito a quello o a qualcos'altro. Esatto, quello poteva essere un buon collegamento, quello con Fellowinter, perché Fellowinter è stato un po' il maestro di Osiride, però non spiegherebbe quando gli dice da che parte stai, c'è un'ombra che cala su di noi, quindi sembrava una roba più legata a qualcosa di metafisico. Secondo alcuni era legata, e questa potrebbe essere forse l'interpretazione più carina, ma in realtà potrebbero essere tutte e due cose che hanno spinto Osiride a incazzarsi con Rasputin, non è che uno esclude l'altra. Il fatto che Osiride, in una lore rilasciata durante la stagione dell'Intrepido, sia andato in una zona dove c'era l'oscurità a prendere un seme e lì sia quasi morto, ed è stato Rasputin a mandarlo lì perché lui aveva trovato questa cosa. Quindi magari Osiride è tornato da sto viaggio mistico dove ha visto sta oscurità, sto seme, una lore stranissima, torna da Rasputin e dice ma guarda che c'è, mi hai buttato dentro lì e ho rischiato di morire, quindi da che parte stai? Poi Osiride è un personaggio un po' sanguigno, no? Si incazza facilmente. Quindi io mi aspettavo fosse collegata alla stagione dopo, sempre che, e questa è una cosa che magari si potrebbe approfondire in futuro, legata al crollo, che il crollo non abbia visto un ruolo di Rasputin in cui sostanzialmente si è fatto da parte, non si è impegnato, e Osiride ha scoperto qualcosa e ha detto ma scusa tu da che parte stai allora, perché l'altra volta non hai fatto niente. Quindi ci sono tante cose che potrebbero spiegare quella cinematica. Basta, però è rimasta ancora un po' così. Non ho mai capito, cioè, non lo so, è un po' strano. In realtà quella cinematica ha chiuso la stagione, giusto? Sì, l'aveva chiusa. La stagione di Osiride, diciamo, ha lanciato quella di Rasputin. Mm-mm.
avevo bisogno di questo ponte, l'hanno utilizzata così. Sì, un po' strana, ecco. E, riguardo invece a questa di season, quella che stiamo per affrontare adesso, secondo te quali saranno gli sviluppi? Cioè, nel senso, sappiamo che per esempio di settimana in settimana noi torneremo da Eris, lì alla culla, all'albero, e lei ci dirà qualcosa. Eris ci dà una lore, no? Ogni volta che andiamo assieme, e cioè ogni volta che faremo questa missione. Nella prima lore si parla del crollo e di un personaggio dal nome abbastanza asiatico, cinese, e che dice parlava di un qualcosa sul crollo, come se fossero stati influenzati a fare qualcosa. Secondo me ci sarà appunto una lore o a diversi stralci di lore relativi al crollo, perché dobbiamo capire qualcosa su sto crollo. Adesso hanno liquidato in 2 secondi, quando c'è Eris da Zavala e poi arriviamo noi, che il crollo è venuto in 2 giorni, tipo, nel senso, un giorno sono arrivate le piramidi, il giorno dopo hanno attaccato, così de botto, no? L'ha detto lo spettro, ho letto dei testi, cioè roba che non avevo mai saputo, adesso viene data quasi per scontata. Ok, secondo me la faccenda non sarà così scontata, perché è strano, e le lore che riceveremo dall'oscurità parleranno anche del crollo. Poi sicuramente a livello narrativo ci saranno sviluppi su Savathun e su Nokris. Mm-hmm. Alcuni in chat facevano notare che è stata scoperta un'area di gioco che non ho ancora visto, che è una specie di corte di Oryx. Sì. Che probabilmente sarà una corte di Nokris. Quindi sicuramente ci sarà uno sviluppo su Nokris e su dei troni mondo, perché è lì che andiamo a parare, no? L'abbiamo visto anche nelle prime missioni, c'erano le lanterne che ondeggiavano, sì, no? Sì, sì, di sì. Roba alvearosa. E qualcosina anche da quel punto di vista lì ci sarà. Sono curioso di vedere poi perché Eris arriva, cioè sappiamo che Eris appunto va su Europa chiamata dall'ignota, ma perché Eris sembra avere appunto quel potere che si vedeva nel trailer di attirare come l'oscurità, di farla spuntare da sotto la superficie. Quindi sicuramente la comprensione di Eris nei confronti dell'oscurità crescerà molto e sarà un ponte importante. Poi c'è appunto il dungeon, ma è abbastanza autoreferenziale, nel senso parla sì dell'oscurità. Sì, il dungeon... però... Forse è un po' slegato tutto il resto in questo momento. Avrà sicuramente la sua lore con le urne e quelle robe lì, però sembra più che altro un po' giusto per mantenere vivo il fatto che esistono anche i 9 nell'universo narrativo di Destiny, che erano un po' lì dimenticati. E secondo te dove si arriva? Cioè, nel senso, il collegamento che poi ci sarà tra la fine della stagione e l'inizio di settembre sarà una cosa tipo... Che Eris riesce magari a risolvere questa interferenza, o mm-hmm. che le piramidi come si ha... Sì. Sì? Sì, secondo me sì, si riuscirà a risolvere l'interferenza e magari diciamo che lei scoprirà già qualcosa su Europa che magari la spingerà ad accettare ancora di più l'invito dell'ignota. E poi ovviamente questa stagione, e insomma quello è il suo lascito più importante, darà una spiegazione loristica al fatto che spariscono alcune location. Perché tu dici che gli danno un senso? Sì, e non è soltanto una cosa tecnica? Marte. E abbiamo visto che ci sarà una piramide su Marte nel trailer. Mercurio, e sicuramente arrivano perché l'aveva previsto Vance. Titano, e c'è una parte del trailer in cui c'è l'evento pubblico su Titano, poi lo dice nella quest uh-huh. completa su io o Titano. Sì, sì. E io, vabbè. Quindi, qui sono i pianeti che vengono a mancare, no? Perché resta Nessus senza Leviatano. Quello secondo me è una ragione di gameplay, non tanto di lore. La Terra, la Luna, la Riva Contorta con la Città Sognante e Europa. Quindi i pianeti su cui vanno le piramidi al 99% sono quelli che poi non vedremo più per ora. Quindi secondo me settimana dopo settimana scopriremo tra virgolette che le piramidi stanno in qualche modo mettendo in isolamento questi mondi, e noi, per noi è troppo rischioso andarci magari, oppure l'avanguardia dirà che sono proibiti come avevano fatto col cosmodromo. Ingresso vietato, troppo pericoloso, una roba così. Beh, vederla così è interessante. Io personalmente non gli avevo dato questa lettura, cioè nel senso ho pensato sempre che, sai, l'hanno presentata così, ho detto ok, semplicemente un escamotage, dicono ok, raga, lo facciamo per motivi di gameplay e basta. Però se riescono a contestualizzarlo, una piccola giustificazione ci potrebbe stare. Sì, esatto, almeno dici vabbè, non è che li hanno tolti, cioè
a livello di universo narrativo non è dici che li hanno tolti solo perché dovevano fare spazio, cioè ci sta che non siano visibili in questo momento, possono essere oscurati. Vediamo cosa succede, diciamo, dopo un po' che le piramidi stanno in loco, anche perché su io sono andate perché c'è l'albero, ma non penso che, cioè, quasi sicuramente non c'è un albero su Titano, non c'è un albero su Marte. Su Marte c'era un albero perché il Giardino Nero aveva un suo albero, però vabbè. E però non sono lì, probabilmente saranno mossi da altri obiettivi le piramidi, sicuramente. Bene, io non lo so, se tu vuoi, abbiamo toccato un botto di argomenti, raga, Sì. sono quasi 2 ore che stiamo qui a parlare. Non so se tu vuoi chiudere con qualcosa abbiamo saltato, magari Mi qualcosa sono che... saltato. Allora, beh, su settembre mi pare che grosso modo abbiamo detto tutto. Adesso facciamo una piccola sessione di Q&A, comunque se volete farci un Sì, po' di domande esatto. a stecca, le rispondiamo direttamente. Sulla stagione attuale, beh, è la prima settimana, quindi abbiamo capito chi sono i protagonisti. Eris, le piramidi, Savatun e Nokris, per ora. Vediamo se Ramingo fa qualcosa in più del darci quella specie di crea ingrammi lì. Poi sui altri contenuti, appunto, abbiamo già parlato e sono comunque ancora inarrivabili, quindi 2021-2022. Secondo me non è che manchi tanto altro da dire. Se qualcuno appunto vuole dei chiarimenti Allora sì, rispondiamo un po' direttamente speciali, ho visto a appunto molti qualche chiedevano domanda. appunto come mai Nokris è vivo. Nokris è vivo in primis perché era un necromante, quindi sapeva eludere la morte, e poi nella lore che appunto hanno aggiunto sul sito di Bungie, che vi porterò in un video tranquilli, spiegano come si è salvato, e alla fine si è salvato grazie un po' a se stesso, un po' ha mandato a quel paese Xol, che è andato su Io, ed è stato Nokris a portarci su Io a prendere il sussurro, in definitiva. E poi ha avuto l'aiuto di Savatun, ecco. E ringrazio Gianluca nel frattempo che qualche minuto fa mi ha fatto la sub, grazie e benvenuto, grazie del Prime. E cosa rappresenta l'albero? L'abbiamo detto poco fa. L'albero è un simbolo in primis del viaggiatore e della vita, e poi è una, cioè il viaggiatore crea questi alberi dove lui interviene con la sua spinta creatrice, diciamo, dove ci sono gli alberi è un luogo sacro per il viaggiatore, ecco. Chissà come mai le piramidi erano spente prima della fine della storia, magari a colpa di Savatun. Penso che fossero spente perché era spento anche il viaggiatore. Esatto. Quindi Infatti si vede che esatto. durante quella cinematica è l'onda d'urto, chiamiamola d'urto, del viaggiatore a Esatto. risvegliarle e poi si sono girate verso La appunto il fonte, viaggiatore. diciamo così. Sempre riguardo Osiride, in un dialogo diceva di Piantare un dover andare seme. a piantare un seme. Vuoi che alla fine della season daremo ad Osiride il nostro seme dalle ali d'argento per metterlo al sicuro? Ma può darsi che lui abbia un altro seme dalle ali d'argento, ottenuto appunto in quella visione loristica, mistica qui, dove andava nello spazio e trovava l'oscurità. Sappiamo che è stata Mara a dirgli di piantare questo seme. Infatti io ho fatto un video lore dove dicevo che su Io avremmo trovato un albero d'argento, cosa che probabilmente sia avverata, perché forse era il piano appunto di Osiride per aiutare il viaggiatore, per rinforzarlo, di costruire questo seme, questo albero col seme che ha Osiride. Può darsi che il piano sia, ad esempio, riportare in vita il Giardino Nero, riportarlo alla Questo luce, big visto che il Giardino gigante Nero una Mike volta aveva un Sewer. albero che poi è stato ucciso e quindi il giardino è diventato oscuro. O magari pianteranno un seme su Mercurio, che ne sappiamo. È sicuramente interessante il fatto che Osiride abbia il compito di piantare un seme, ecco, perché ormai abbiamo capito che questa dialettica del piantare, il giardiniere e l'albero e il vagliare ormai è il linguaggio comune della Lore di Destiny. Quindi sì, può darsi che abbia un ruolo questa cosa in futuro. Ringrazio Cavaliere, che anche lui ha fatto il Prime, e grazie anche a Domi della piccola donation. Ci saranno queste segrete in stile sussurro. Col fatto che hanno lanciato il dungeon al day one, penso che la missione segreta non ci sarà. Allora, ci sono due esotiche. Una delle due molto probabilmente sarà collegata al fatto che ci sono gli occhi, quindi probabilmente riprenderà qualcosa che richiama Illumina, secondo me, piuttosto che una missione segreta. Però la missione segreta noi l'aspettiamo sempre, sperando che sia figa, ma... Presumo non ci sarà, visto che c'è stato il dungeon. Presumo non ci sarà.
Nezarek può centrare qualcosa, non so con cosa, però Nezarek ormai penso che sia argomento completamente da abbandonare, Sì, ma era una, cioè, una delle teorie, non è mia, l'ho letta online, che è più interessante il fatto che una delle, diciamo, scrittrici della lore di Destiny era appassionata di un manga in cui c'era un personaggio che aveva più o meno questo nome e lei abbia inserito una specie di easter egg per tributare a questo personaggio. Una cagata, insomma. niente di che, regà. Niente di che. Complotto 3 di se Savathun a nostro discapito è ancora valido, ho ricevuto una totale smentita con l'inizio di questa season. Penso No, che... ma è sempre stata una fissa di molti che Eris fosse cattiva, ma il personaggio che più ha dimostrato di essere alla fine più avanti di noi nel capire cosa è giusto fare. Noi troppo ancorati a volte alla luce, lei invece sempre avanti, e ragazzi, rischia sempre di crepare perché non è la luce. Cioè, se muore, muore Eris. Eh certo, è vero. Il seme dato dall'albero è un'entità esterna, creata dalla fusione tra l'albero del viaggiatore e la piramide? Diciamo che è un qualcosa che ha dentro di sé sia luce che oscurità, ecco. È un oggetto che le racchiude entrambe. Allora, se chiedete di Xur esattamente chi è e che storia ha, penso che tu sul video ne hai fatto più di un video su Xur, Xur ha presumo. una storia molto semplice, è un corpo, diciamo così, creato dai Nove con vario materiale genetico, una specie di esperimento, che loro usano come proprio emissario, semplicemente. Cioè non ha tanta storia, povero Cristo. È un po' un maggiordomo mandato lì a darci delle Sì, è una loro cose. pedina, non è neanche Esatto. così, diciamo, mistico come l'emissaria, è solo mandato lì e fa quello che gli dicono, insomma. Prima delle piramidi pensavamo dell'alveare come rappresentanti dell'oscurità ed ora sembra voler opporsi a farci comunicare con la vera oscurità. Come si spiega sta roba? Veramente è stato il fulcro di quello di cui abbiamo parlato oggi, Sì, Franchi. Quindi il esatto. fatto che in realtà non sia proprio l'alveare in sé a bloccare la comunicazione, ma è Savathun, Savathun, esatto. che è qualcosa che forse va anche oltre Sì, tutto il tutto quello sistema che è l'alveare, dell'alveare. esatto. Dunque, che fine faranno Sloan, Ashermir, Ana e fratello Vance da settembre? Allora, Hanno Ana. trovato delle lore in cui sembra che loro lascino i pianeti e scappino da posto Ok. sicuro, che non muoiono, Beh, sono allora, in realtà lì. su Ana abbiamo fatto. Cioè, ci hai fatto quella teoria lì del fatto che lei possa viaggiare con il corpo di Rasputin, Exo. Gli altri penso che più o meno, regà, troveranno un escamotage per farli andare via o per farci ritrovare, anche perché ci hanno detto che tutto quello legato a loro, quindi anche le quest esotiche, eccetera, eccetera, troveranno il modo di continuare a farceli fare, regà, Magari quindi. vengono in torre, semplicemente, nel senso, Anche. ci sta. Vorrei sapere se Ulteran l'abbiamo davvero ucciso e poi risuscitato oppure l'abbiamo risparmiato. No, è morto, se no non No, è sarebbe morto, risuscitato. esatto. Nel senso, per risuscitare bisogna morire, è un po' brutto, ma è così. Nel senso, Udren è morto e la luce l'ha riportato in vita. Forse ci sarà su Europa, chissà. Bubu. La volta di vetro e del giardino della salvezza sono collegati. Oddio, ufficialmente no. Però Bungie con i Vex ha fatto tante di quelle robe strane che Beh, anche poi. perché il giardino, cioè stiamo, giardino nero e volta di vetro sono due luoghi ben distinti, Sì, la no? volta era profondamente ancorata a Venere e a quello che succedeva su Venere. E il Giardino Nero era un luogo fuori dal tempo che poi, dopo che abbiamo sconfitto il cuore, è, diciamo così, traslato su Marte. Anche perché alcuni magari dicono, c'è cioè la vecchia, no, il vecchio ricordo è Venere e Marte quando si era nella volta di vetro, no? Dice, ah, dove sei, Venere o Marte? Ma in realtà era Venere nel passato e Venere nel futuro, quindi non c'è mai stato un vero È collegamento. vero, sì. E un ipotetico finale, magari tra molto tempo, in cui si arriva a concludere che per fermare l'oscurità bisogna Farmare. per fermare l'oscurità bisogna distruggere il viaggiatore. Ma della fine di Destiny abbiamo parlato un pochino, abbiamo fatto qualche ipotesi, però fermare l'oscurità abbiamo visto che fondamentalmente sembrerebbe che non ci sia motivo di fermare l'oscurità, perché Esatto, insomma è abbiamo un discorso convinto un po' più Sepolveda. ampio. Discorso un po' più ampio. E rispondiamo un po' alle ultime. È possibile che nelle prossime season un altro personaggio fondamentale morirà nella lotta a Savathun, stile Cade?
Io ho tutto detto può che, essere. sempre detto che se dovesse morire un altro personaggio sembrerebbe la brutta copia di Cade, quindi cioè, o muore in un modo veramente particolare che dici, beh, cavoli, ha fatto un'azione meritevole, un sacrificio Una specie di eroico. sacrificio, esatto. Sì, se no sembrerebbe Cade 2 la vendetta, ecco. Poi, qualche personaggio secondario può darsi che muoia, non si sa mai, però i big secondo me non li toccano per un po'. Qualche anno fa ho trovato un pianeta X dopo Plutone. Questo pianeta X sarebbe il nono pianeta. Quindi io mi chiedo, i nove sono collegati a questa cosa? Guarda che Mamma mia. nel conteggio dei 9 però ci va dentro la Luna. Quindi c'è un pianeta già in più, che è la Luna, appunto. Sembra anche un po' tirata per i capelli. Sì, ma poi i Però 9 vabbè. sono una cosa. I 9 erano 9 insonni che erano spariti quando sono nati gli insonni, secondo me. Perché non era un caso che mancassero 9 insonni quando si sono creati gli insonni. Poi hanno tirato fuori sta roba che sono ste entità legate ai pianeti. Ma 99 su 100, secondo me, erano degli insonni immateriali, diciamo così. Però vabbè, poi li hanno cambiati. E che spiegherebbe anche perché dialogano così tanto con Mara, perché è un insonne anche lei. Era molto più logico invece di tirar fuori queste entità geodetiche lì, quel cavolo che sono. È azzardato associare luce e oscurità con Jedi e Sith, impossibili da separare. Sì, beh, il concetto di cui stiamo parlando adesso, no? Ma sì, siccome la forza di Star Wars è parecchio diversa da luce e oscurità di Destiny, perché la forza in Star Wars è proprio polarizzata, cioè una è caos e l'altro è armonia. Hanno provato a creare i cosiddetti Jedi grigi, cioè chi stava in equilibrio, ma poi li hanno tolti. Ufficialmente non esistono più nel canone. La forza di Star Wars, cioè, ti porta ad avere certi comportamenti e è molto più etica, è un discorso molto etico la forza di Star Wars, perché il Sith è passionale, guarda a se stesso, invece il Jedi è compassionevole e non cede il sentimento. La luce e l'oscurità di Destiny non hanno questo valore, perché ci sono personaggi passionali che pensano di fare la cosa giusta, buoni, cattivi, nel senso moralmente, che stanno in entrambi gli schieramenti. Non è che se tu fai azioni cattive passi all'oscurità, se fai azioni buone vai nella luce. È abbastanza diverso in realtà. Anche se ovviamente qua ci sono queste contrapposizioni, un po' il pensiero vola sempre lì, ecco. Ultima domanda sui Vex, possibile che possano essere un punto di svolta in futuro, l'idea, magari sfruttando le loro capacità di lavorare con lo spazio-tempo. Tu, se non sbaglio, nell'ultima stream abbiamo parlato di una possibile, no, collaborazione anche tra Sì, noi Vex. infatti, i Vex potrebbero. Siccome hanno abbastanza paura dell'oscurità, i Vex, non riescono a capirla, li agita alquanto. Hanno paura dei Vex del Giardino Nero. E in passato, nei libri del dolore, si parlava del fatto che alcune razze sembravano riuscire ad avere delle relazioni diplomatiche con i Vex. Non è detto che prima o poi anche loro scelgano, diciamo così, di evitare di combatterci. Anche perché secondo me Savatun proverà a prenderne il potere Scherzavo attraverso per Curia sembrare prima o poi. Lei serio. sembra abbastanza XUR, dove intenzionata, sta? Che vuole la mappa c'è capacità di oggi? E che calcolo e il ricompense? numero dei Vex, come ha dimostrato l'assalto su Io, no? Le interessano quelle cose lì. Anche perché lei, nella sua grande costruzione universale che vuole fare, gli serve potenza di calcolo. È una cosa che lei attira molto, perché è conoscenza la potenza di calcolo, no? Quindi può darsi che un giorno magari ci chiederanno aiuto contro Sabaton per dire guardate che qua sta succedendo qualcosa, aiuto. Anche perché però restano un po' lì, tristi. E in effetti questa è una cosa che avevo visto anche io ieri, i Comper mi manda il link che hanno trovato questa cripta fuori dalla mappa dell'impresa dell'interferenza, dove ci sono i guardiani caduti, Alveare, i Cabal, tutti che guardano una piramide, non so se l'hai vista. No, adesso se mi apre il link la guardo al Metto il volo. link in chat di questa roba qui. Sì, l'ho vista proprio. Sembra, boh, qualcosa di particolare, non saprei. Specie di sacrario, diciamo. Ma sì. Sì, ci sono i guardiani. Sì, sto guardando un attimo al volo i guardiani, i caduti. E poi chi c'è? I Cabal. Sì, E l'alveare c'è anche. beh. Non c'è l'alveare, o no? Sì, Sbaglio. è l'ultimo. Ok, c'è l'alveare, L'ultimo dei quattro, perfetto. sì. Bah, non ci sono i Vex? Non ci sono i Vex.
c'è anche l'effetto del velo, tra l'altro, lì sotto si vede Sì. questa stanza in fondo. Ma potrebbe essere un po' il fatto che l'oscurità voglia dire che, non so, è lei che dobbiamo guardare invece che al viaggiatore? Non lo so. Chissà, magari sarà la cosa finale che ci fa vedere, che ci fanno vedere con le missioni dell'interferenza. Sì, Spesso. esatto, ma poi ci sono personaggi un po' scaltri in giro, appunto c'è Sabaton, anche il Vaiatore non è sempre limpido, cioè non è che l'oscurità è improvvisamente diventata il principio più limpido del mondo, un po' come il viaggiatore, manipolatore, quindi può darsi che tutti provino un po' a influenzarci in vario modo, ecco. Oppure boh, le varie razze guardano l'oscurità perché è arrivata definitivamente da noi, non lo so, ecco, vedremo, cioè, vedere una stanza così. Tante volte in Destiny siamo andati in stanze che non ci hanno spiegato, in definitiva. Sono lì, le Certo. guardi, anche sulla città sognante, c'è pieno di luoghi particolari. Vedremo. Non si capisce anche se sia dentro una piramide, dov'è sto posto? Boh. Non si sa, non Non si so. sa, nel senso. È lì per il momento, è lì. Ok, beh, io penso che, insomma, abbiamo snocciolato parecchie cose. Diverse Esatto. cose, tante cose, raga. Allora, sicuramente Bungie nelle prossime settimane ci farà vedere sempre più roba riguardo all'anno 4. E come sempre, io vi suggerisco di nuovo di andare a seguire il caro Lorenzo sul suo canale YouTube, dove almeno 2 volte a settimana, 3 volte, 4 o 5 volte a settimana vi fa un video di lore dove vi spiega i vari risvolti. Sicuramente anche di questa stagione, perché ogni settimana ci Certo. sarà una lore diversa dove Eris ci spiegherà qualcosa. Quindi. Mi raccomando, quello è il canale YouTube, andatelo a seguire. E noi ci rivediamo presto. Vediamo se magari prima di settembre, se c'è qualcosa di interessante di cui parlare, ma tanto poi noi ci sentiamo spesso, raga, quindi Esatto, ma se c'è. sembra adesso qua ce la tiriamo, ma sembra che questa stagione di lore ne metta, quindi a regola, finita sta stagione dovremmo avere qualcosina in mano, visto già che ci saranno delle settimane impegnate nei giochi di, no, nei giochi, scusa, nel Sostizio degli Eroi, Sostizio, sì. quindi un po' di momento, un po', diciamo, relax dal punto di vista loristico, secondo me ci sarà, però, insomma, per ora Vediamo, dai. siamo fiduciosi. Quindi un occhio su YouTube, raga. E io ti ringrazio, come sempre, Grazie Lore. È a te. sempre un piacere farci queste chiacchierate insieme. Spero che i ragazzi possano apprezzare questa finestra, non dico mensile perché non è mensile, però questa finestra ogni tanto su Twitch dove parliamo anche di cose relative al gioco che non è gameplay e che comunque è molto interessante. È molto Certo. interessante. Ultima domanda, è più figa Mara o è più figa Ana? Petravenge. Petra, attenzione. Dai, fate un bello spam di emote per Lorenzo, regà. Io adesso vi lascio qualche minuto, lo saluto in privato e poi noi torniamo, facciamo un po' di cose, anche perché oggi ci sono le prove di Beh, Osiride, faro quindi giorno, ma eh? ci si prova. Facciamo Se prova. quel che si può. Ci vediamo tra poco, regà, qualche minuto e torniamo. Ciao a tutti. Bella.